And she's sweet, see her coming down the street. Now I ask you, babe, confidentially, and she's sweet. And she nice, look her over once or twice. Now I ask you, babe, confidentially, and she nice, yes, yes, tonight. Buonasera. Sono Giorgio Albertazzi, come vedete. Sono qui per presentarvi questa volta un personaggio piuttosto insolito, almeno per me. Philo Vance. Chi è Philo Vance? A grosso modo si potrebbe dire che è un investigatore, anzi è addirittura un classico del romanzo poliziesco degli anni 30. È un erede degli Sherlock Holmes, degli Sam Spade. Ora, come si sa, è un destino degli eredi di essere in polemica con i loro predecessori. Philo Vance è in polemica con i metodi di indagine classica del giallo poliziesco, così come il suo autore fu in polemica con la società americana del suo tempo, quella che ci mostra nei suoi libri, un po' convenzionale, come apparve del resto nelle commedie di Hollywood di quegli anni. Spendiamo un paio di parole su questo autore, capirete meglio Philo Vance, il mio Philo Vance. Sotto lo pseudonimo di Van Dyne, l'autore di Philo Vance, si nasconde in realtà William Wright, letterato, critico d'avanguardia di molto talento e di nessun successo, filologo, antropologo, cultore d'arte, esteta. Un bel giorno Wright ebbe un esaurimento nervoso. Il medico gli prescrisse un riposo assoluto, consentendogli soltanto qualche lettura d'evasione, tipo romanzi gialli. Ma Wright, anziché leggerli i romanzi gialli, preferì scriverli e inventò Philo Vance. Questa è la versione accreditata sulla nascita di Philo Vance, la leggenda. Un'altra versione, che peraltro non esclude la prima, sostiene che Wright, emarginato dalla cultura ufficiale, volle dimostrare a se stesso e ai suoi detrattori di essere capace di diventare, volendo, anche un uomo di successo, secondo il mito americano che misura il successo in modo direttamente proporzionale alla quantità di dollari che si è capace di guadagnare. Perciò, se qualche volta Philo Vance vi sembrerà troppo saccente, cinico e forse un po' antipatico, pensate al suo autore, che non a caso fu definito dal critico Mencken il più affascinante e antipatico che avesse mai conosciuto. A questo punto mi rendo conto che dovrei parlarvi più personalmente di Philo Vance. Non è facile, è imbarazzante parlare di se stessi. Mi fa vedere, Giorgina? Grazie. Potrei dirvi che ho studiato filosofia a Oxford, cioè lui ha studiato a Oxford, e che sono un appassionato d'arte. Questo per la verità anche io, pittura soprattutto, con una predilezione per i primitivi italiani e per gli impressionisti francesi. Adoro Cézanne. Grazie. Vance ama le stampe cinesi e giapponesi. Io per la verità un po' meno. La sua collezione privata è considerata una delle più importanti degli Stati Uniti. Purtroppo non posso dire altrettanto della mia. La mia collezione può apparire eterogenea a prima vista. Il fatto è che io detesto la specializzazione in ogni campo. Il mio amico John Markham, il procuratore distrettuale di New York, dice che io ho delle cognizioni troppo universali per accettare di specializzarmi in qualche cosa. Può sembrare un complimento, ma in realtà non lo è. Luci, per favore. In realtà Markham mi accusa di dilettantismo. C'è del vero. E io riconosco di essere un dilettante nella misura in cui cerco di ricavare diletto da tutto quello che faccio. Carrie? Chiamami la galleria Kessler a telefono. È impagabile, Carrie. Domestico, cuoco, confidente discreto, è inglese. Io amo molto l'Europa. Ah, dimenticavo, mi piace molto giocare a poker e sono stato campione universitario di spada. Grazie. Signor Kessler? A questo punto avrete capito che il racconto è già cominciato. Signor Markham. Ah, John, vieni avanti, John. Scusa la mia irruzione, Vance, ma sono venuto per mantenere fede a una mia promessa. Alvin Benson è stato assassinato. Ah, davvero? Sì. Non è una gran perdita, ha fatto la fine che si meritava. Non vedo perché sei così agitato, John. Siediti. Sarai mica stato tu ad ucciderlo. Io sono il procuratore distrettuale di questa città, Vance.
Prima bevi una tazza dell'impareggiabile caffè di Gary. Alvin è morto, non può più scappare ormai. Io avrei fatto volentieri a meno di occuparmene. Ma il maggiore Benson, fratello di Alvin, mio vecchio amico, mi ha telefonato chiedendomi di intervenire. Alvin Benson non si smentisce neanche da cadavere. Si occupa di lui niente meno che il procuratore distrettuale in persona. Insomma, vuoi venire con me, sì o no? Sono salito soltanto per questo. Ma sono appena 9, John. Vuoi farmi uscire a quest'ora? Sei stato tu a dirmi che eri curioso di assistere all'investigazione della polizia su un caso criminale, o sbaglio? Ti ricordi sempre tutto, dono ammirevole, ma questa volta doloroso. Volevo dare un'occhiata alla galleria Kessler. C'è una mostra di Cézanne. Questi piccoli, delicati sgorbi, per me così affascinanti, forse non dicono niente ai tuoi occhi di avvocato. Allora, vuoi accompagnarmi o no, allora? Carrie, la mia giacca, cappello e bastone. Ti seguo. Sono preoccupato per la reazione della polizia, anzi del sergente Hit alla mia intromissione. So già che sarà lui a occuparsi del caso. Ma tu non sei tecnicamente il suo superiore? In genere Hit agisce con molta autonomia, però non sarà felice di vederlo. Penserà che voglia estromitterlo allo scopo di farmi della pubblicità. Sempre che riusciate a risolvere il caso. Hit è un ottimo investigatore, uno dei migliori. Spero non sia seccato che ci sia anche tu. Bene, per conquistarlo gli offrirò una delle mie regie col bocchino d'oro. Sarebbe capace di arrestarti come tipo sospetto. Ah! E se venissi a sapere che conoscevo Alvin Benson e che lo detestavo, cosa farebbe? Mi accuserebbe di averlo assassinato. È stato colpito frontalmente. Il proiettile ha trapassato la testa conficcandosi nel rivestimento di legno sotto la finestra. Abbiamo ritrovato la pallottola e il nostro esperto, il capitano Agaton, la sta esaminando. Una pallottola militare, calibro 45. È una Colt automatica. Ha già stabilito da che distanza è stato sparato il colpo? Certamente, 1,50 m, non oltre 2 metri comunque. Da vicino, ma non a bruciapelo, dato che intorno alla ferita non ci sono ustioni. Mi dispiace di essere in ritardo, troppo lavoro. E poi mi chiamate sempre in ore impossibili, cosa c'è qui? Beh, deve dirlo lei, dottor Doremus. È stato ucciso con un colpo sparato contro l'osso frontale sinistro, un colpo molto preciso. Era sveglio quando è stato ucciso, probabilmente non si è neppure accorto che stavano per sparare, la morte è stata improvvisa. L'ora? È morto circa 8 ore fa, o forse di più. Potremmo dire con precisione alla 00:30 circa? Potremmo, se volete al più presto i risultati dell'autopsia fate trasportare subito il cadavere all'obitorio, nient'altro, arrivederci. Arrivederci. Emery, telefona subito in centrale, fa venire un furgone per portare via il corpo. Sergente, ho trovato queste nel caminetto. Non è molto, ma non c'è altro. Va bene, puoi tornare in centrale, io vengo subito. Vado via anch'io. Vorrei tenere questa pallottola. Ci sono delle strane rigature che vorrei esaminare. Non ne ha un eccessivo bisogno, vero? Cosa vuole che ne faccia? La tenga pure. Ma stia attento a non perderla. Non la perdere. Capitano Agaton, le dispiace. Sergente, c'è l'agente che stanotte ha prestato servizio nel quartiere, vuol parlarle. Lo faccio venire? Certo. Agente McLaughlin, della sezione 47esima strada. Questa notte ero di ronda in questa zona. Verso mezzanotte ho notato una Bentley ferma proprio qui di fronte. Aveva tutti i fanali accesi e vari arnesi da pesca sistemati sul portabagagli. Quanto tempo pensa che sia rimasta ferma? Non meno di un'ora. Quando sono passato verso le 12:30 era ancora lì. 10 minuti dopo non c'era già più. C'era nessuno a bordo vicino al lato? Nessuno. Quando ho saputo del delitto stamane ho pensato che potesse esservi utile sapere della Bentley. Benissimo, credo che possa andare, no sergente? Certo, può andare. Beh, ci faccia avere un rapporto dettagliato. Ma non so quanta importanza possa avere la Bentley nel delitto, se non altro una storia che servirà ai cronisti. Ma cosa sta facendo? Ma sto odorando il tabacco, è piuttosto dolce e ben miscelato. Farebbe meglio rimettere quei mozziconi dove erano. O forse lei è un esperto di tabacchi. Grazie al cielo no, sergente. Vance, non devi toccare niente di quello che trovi qua. Al punto in cui siamo non possiamo sapere cosa è importante oppure no. Anche questi potrebbero essere importanti? Potrebbe essere una prova considerevole. Una prova, dici davvero, John? Com'è divertente. Sergente, perché ha chiesto al dottor Doremus di precisare l'ora della morte a 00:30? La signora Platz, la governante... Dov'è adesso? Piantonata di sopra, abita qui. La signora Platz, dicevo, dice che è stata svegliata da un colpo molto forte. Ha acceso la luce, guardato l'ora, erano la 00:30. Ma credo che quegli oggetti siano molto più importanti. Dove li ha trovati? Sul caminetto. Porta sigarette di seta, un flacone di profumo a fleur d'amour, un bocchino di tartaruga, bastoncino di rosso per labbra, portacipria, borsellino d'argento, una chiave, un fazzoletto di seta con le iniziali MC. Ritengo che la borsetta appartenga alla donna con la quale Benson ha passato la serata. La signora Platz dice che aveva un appuntamento, è andata a cena fuori in abito da sera. Trovare la signorina MC non sarà difficile. Forse le sigarette erano in questo astuccio. Certamente, sono mozziconi di sigaretta da donna, fumati con bocchino. Mi scusi se non sono della sua opinione, sergente.
Quelle sigarette sono state fumate senza bocchino. All'estremità dei mozziconi ci sono tracce di rossetto. Non si vede bene perché sono sulla parte dorata, ma ci sono. Può anche dirci dai resti di tabacco se le sigarette fumate provengono con sicurezza da questo astuccio? Se mostra l'astuccio forse riesco a dirglielo. Non ci sono sigarette? Sì, eccola una sigaretta. Mi mostra il mozzicone? Ecco, non avete più bisogno del mio fiuto, mi sembra evidente. Le sigarette provengono da questo astuccio. Vedi adesso l'importanza di quei mozziconi, Vance? Ma francamente no, non riesco proprio a capire a cosa possa servire un mozzicone di sigaretta, non si può neanche fumare. Ma è evidente che la proprietaria di questa borsetta è venuta qui ieri sera con Alvy Benson e ci è rimasta abbastanza per fumare due sigarette. Non resta che identificarla allora. Se può esservi utile nelle indagini, prendete nota che si tratta di una donna bruna, benché non riesca proprio a capire perché vogliate disturbare la signora. Da che cosa arguisci che sia una bruna, scusa? Che se non è bruna, John, le conviene prendere lezioni di cosmetica, dal profumo, dalla cipria che usa non può essere che bruna. Bene, mi inchino alla tua competenza in proposito. Sergente, la donna che deve cercare si chiama MC ed è bruna. Sta bene, un elemento in più è sempre utile. Ora sarà bene dare un'occhiata all'appartamento, anche se lei l'ha già fatto, sergente. Cosa ne dici della casa, Vance? Ma di cattivo gusto, come il suo proprietario. Perdi qua, procuratore. Vance. Il nostro amico portava il parrucchino, lo sapevi? Ma infatti sotto il soggiorno il suo cadavere non ce l'aveva, John, l'hai notato? Per un procuratore distrettuale è imperdonabile. Ecco perché sulla poltrona la sua figura aveva un aspetto strano, inconsueto. Inconsueto, era morto. Ma tu lo sapevi? Del parrucchino? Sì. L'ho sempre sospettato, un tipo fatuo come Alvin Benson non avrebbe mai sopportato di essere calvo. Lei, signor Vance, lo conosceva? È anche troppo, sergente. Se la cosa può interessarla, posso dirle che lo detestavo profondamente. Perché, scusi? Ma perché era una perfetta canaglia che nessuno osava chiamare col suo nome, soltanto perché vestiva in modo rispettabile, abitava una casa, diciamo, rispettabile. I tipi come lui, in genere, i poliziotti li salutano cordialmente quando li incontrano. Lei, signor Vance, ha mai avuto a che dire con la vittima? Beh, sì, sergente, sì. Qualche giorno fa abbiamo avuto una discussione, diciamo, un diverbio. Pretendeva da me un'expertise su un quadro falso. Sì, ma non è questo che mi ha offeso il modo, la volgarità. Alvin Benson pretendeva che tutti avessero un prezzo. Era il prototipo di un'America che detesto. Beh, credo che su questo piano non ci sia più niente di interessante da vedere. Non resta che parlare con la signora Plaza. La signora è al servizio di questa casa come cuoca e cameriera da 4 anni. Abita in una stanza del secondo piano che dà sul cortile. Ieri il signor Alvin Benson era tornato dall'ufficio prima dell'ora solita ed era rimasto in casa fin verso le 8. Poi era uscito dicendo alla signora Plaza di non aspettarlo. Era solito farlo? Soltanto quando tornava in compagnia. È rimasta sola? A che ora si è coricata, signora? Verso le 10. E come sempre mi sono addormentata quasi subito. Mi sono svegliata di soprassalto per un colpo, a mezzanotte e mezzo precise. Come fa a saperlo? Ho guardato la sveglia sul comodino. Dopo non ho sentito altro. Perciò ho pensato che quel rumore fosse lo scappamento di un'auto di passaggio e ho ripreso sonno. E non ha sentito nessun altro rumore né prima né dopo quell'ora? Non ha sentito suonare il campanello, per esempio? No, signora. Ed è proprio fuori la mia porta. Lo avrei sentito se avesse suonato. Signora Plaza, in questi ultimi tempi non ha notato nulla nel comportamento del signor Alvin Benson che potesse farle pensare a qualche sua preoccupazione, a qualche suo timore? No, signore. Anzi, quest'ultima settimana era di buon umore. Aveva molti nemici, il signor Benson? Al contrario, aveva molti amici. Era un uomo un po' strano, ma riusciva simpatico a tutti. Le finestre di questa casa sono tutte sbarrate dai feriati. Il signor Alvin aveva paura dei ladri oppure di qualcuno in particolare che potesse entrare in casa sua? Penso dei ladri, signore. Diceva sempre che la polizia non era buona a nulla. Mi scusi, signore. È che ci si deve difendere da soli in questa città. Questa è per lei, sergente. Bene, per oggi credo sia sufficiente. Lei, signora, deve rimanere in questa casa ancora per qualche giorno. Signora, mi scusi, ancora una cosa. Lei ha detto che il signor Alvin Benson era ben voluto da tutti, anche da lei? Io ero soltanto a suo servizio. Non mi sono mai lamentata di come venivo trattata. Ancora una domanda, prego. Il signor Benson quel pomeriggio è rientrato in casa prima del solito ed è rimasto qui in salotto prima di uscire di nuovo. È venuto qualcuno a cercarlo? Non è venuto nessuno, signore. Bene, signora, grazie. Può andare. Perché mi hai passato queste domande? Ma così, vi divertiva. Questo non è un gioco, signor Vance. È un'inchiesta su di un omicidio. Ah, sì, è molto interessante, sergente. E anche duro, mi creda. Già, solo che per me è un po' stravagante considerarlo un lavoro. Ho avuto l'impressione che la signora Platz esagerasse molto quando insisteva nel dire che il signor Alvin Benson era simpatico a tutti, compresa lei stessa. Perché, scusi?
Un elogio eccessivo implica sempre una contraddizione. Ho idea che non fosse troppo innamorata del suo padrone. L'indagine è sua, It. Io potrò esserle d'aiuto parlando col maggiore Benson. È mio amico, potrà dirci molte cose sul fratello. Pensavo appunto di chiederle di fare così. Io mi occuperò della macchina ferma qui davanti e soprattutto della donna. Trovando lei sapremo molto di più di quanto sappiamo ora. O molto meno. Dato che vuole occuparsi di indagini poliziesche, signor Vance, deve sapere una cosa. Quando nel mondo avviene qualche guaio grosso, non si sbaglia mai cercando la femmina che l'ha fatto nascere. Cerce la femme, anche gli antichi romani avevano questa superstizione. Dux femina facti. Come ha detto, scusi? È latino, sergente, significa appunto quello che diceva lei. Beh, in qualunque maniera dicessero questi latini, vedevano le cose sotto un profilo giusto. Arrivederla, signor Vance. Spero abbia imparato qualcosa stamattina. Se lei sapesse tutto quello che ho imparato, sergente, resterebbe di stucco. Questo è dunque il modo con cui la nostra ammirabile polizia si avvicina a un delitto. Non ti sei fatta una buona opinione di Hit, mi pare. Eppure ti assicuro che è un uomo intelligente. Sarà. Se avrai la bontà di seguire l'indagine fino in fondo, me ne darai sinceramente atto. Ti ringrazio di avermi fatto assistere comunque, John. Mi sono divertito, anche se non sono diventato migliore. Non capisco cosa possa averti divertito in un'indagine su un delitto. La stupidità, John. L'errore costante e solenne di questi nostri bravi poliziotti. Scherzo. Mi ha molto interessato quel vostro esculapio ufficiale, quell'ometto rapido, svelto, indifferente davanti al cadavere. Lui sì avrebbe dovuto dedicarsi allo studio dei delitti. Temo che questa faccenda sarà piuttosto complicata. Hai idea di chi possa aver ucciso Alvin Benson? Magari lo sapessi. Credi sia facile? Oh, bella. Ma io pensavo che fosse così semplice. No? No, no, caro amico, mi fa bene parlarne. Anzi, il colpo è stato duro, ma io sostanzialmente sono sempre un militare e so essere padrone del mio dolore. Ti sono molto grato di aver preso a cuore questa disgraziata faccenda. Sei stato un vero amico. Comunque mi dispiace, Anthony, ma abbiamo bisogno di alcune informazioni su tuo fratello che puoi darci soltanto tu. Per quanto riguarda la sua vita privata, non credo di poterti essere molto utile. Tu lo sai, Alvin era così diverso da me. Già. Noi ci siamo sempre frequentati molto poco. Dopo l'università, la guerra ci ha subito divisi. Lui qui a New York ed io in Francia a combattere. Gli Ardenne, l'Alsazia, la Lorena, vere giornate di gloria, di fulgido eroismo, momenti indimenticabili, devo dire. E di spaventose carneficine. Quando è che vi siete messi in società? Subito dopo la guerra? Subito dopo il mio arrivo a New York. Mio fratello aveva fondato la Benson Finanziaria e aveva fatto soldi con i prestiti di guerra. Io allora disponevo di una certa cifra e lui mi chiese di diventare suo socio. Fondammo così la Benson e Benson. E delle sue amicizie, delle sue abitudini, non puoi dirci niente? Io non ho mai fatto parte del cerchio delle sue relazioni. Devo dire che la passione di Alvin per il gentil sesso la trovavo smodata. È una passione come un'altra, no, maggiore? Può darsi, ma secondo me Alvin passava la misura. Un uomo d'onore non deve mai passare certi limiti morali. Anche negli affari, naturalmente. Certamente. Ma forse io sono un uomo di altri tempi. O più probabilmente sono nato vecchio, come dice il colonnello Strada. Tuo fratello ieri sera ha cenato fuori casa con una donna, lo sapevi? No, ma non mi meraviglia. Allora non puoi dirci chi era? No, purtroppo no. Ma sai chi può darti questo tipo di notizie? Fife. In questo genere di vicende lui era la persona più vicina ad Alvin. Bene, rintracceremo questo Fife e vedremo cosa ne verrà fuori. Ma i motivi della morte di tuo fratello, tu non sai proprio spiegarteli? Non so proprio che cosa pensare. È stato ucciso con una Colt 45, lo sapevi? Era un'arma in dotazione dell'esercito durante la guerra. Ne possiedo una anch'io. E chi altri fra le amicizie di tuo fratello poteva possedere una Colt 45? Non lo so. Posso dirti soltanto che fra le amicizie di Alvin c'erano molti ufficiali. Dove ci sono belle donne ci sono sempre ufficiali. E ognuno di loro può possedere una Colt 45. Signorina Julie Gray, come segretaria privata del signor Alvin Benson? Non mi sono mai occupata della vita privata del signor Alvin. Male. Io non faccio mica la spia, cosa credo? Non ne dubito affatto, ma è probabile che come segretaria privata le sia capitato di prendere qualche telefonata non di lavoro, di donne. Fra i nostri clienti ci sono molte donne, non posso certamente sapere se il motivo di una telefonata sia sentimentale o di affari. Lei dice una cliente, eh? Già, è possibile. Fra le vostre clienti ce n'è qualcuna il cui nome corrisponda alle iniziali MC? Mi faccio pensare. Sì, Muriel Clare. Chi è? È una cantante d'opera. Speravo proprio che i tuoi segugi non la scovassero. Io non ho il piacere di conoscere personalmente la signorina Muriel Clare, altrimenti le scriverei un biglietto per esprimerle tutta la mia simpatia. Cosa? Certo. E ora entrerai nel tuo ruolo di giudice, immagino la tormenterai a dovere. Guarda, Lanza, che gli indizi contro di lei sono piuttosto pesanti e precisi.
quello che mi stupisce, John, è la facilità con cui sia tu che la polizia vi lasciate fuorviare da quelle che chiamate tracce. Voi trovate un fazzolettino con un monogramma e subito partite in caccia a gran galoppo. Eppure le disavventure di Otello dovrebbero insegnarvi che non basta un fazzoletto a dimostrare una colpa. Insomma, se ho ben capito, secondo te noi dovremmo trascurare tutte le prove tangibili di un delitto? Certamente. Ma come certamente? Certo, John, non sono soltanto inutili, ma pericolose. Voi vi avvicinate a un delitto con l'idea fissa che il criminale sia sempre uno sciocco, un pasticcione. Trovate un indizio e non vi passa neppure per la mente che possa essere stato lasciato lì a bella posta per trarvi in inganno. Sfortunatamente per te sono in possesso di elementi probanti e concreti che concorrono a indicare Muriel Clare l'autrice dell'opus criminale intitolato L'assassino di Alvin Benson. In confidenza sapresti indicarmi quali sono? Volentieri. E in primis la ragazza era nell'appartamento di Benson nel momento in cui fu sparato il colpo. Non puoi negare la sua presenza, non i guanti, la borsetta. I suoi guanti e la sua borsetta erano presenti, ma non la ragazza. Sarebbe come se i miei pantaloni fossero in tintoria, John, e tu volessi sostenere che ci sono anch'io. Già, e i mozziconi di sigaretta nel camionetto? Potrebbe avere fumato quelle sigarette in una sua visita precedente. Bene. Il sergente Heath, che tu non stimi. No, lo stimo. Ecco, ci ha pensato e ha chiesto alla governante. Questa pulisce il camionetto tutte le mattine. E durante tutta la giornata, la Claire non è andata nell'appartamento di Benson. Altre prove, John? Certo. Muriel Clare è rientrata a casa sua all'una di notte e ha svegliato il portiere perché non aveva la chiave. Come vedi, l'ora corrisponde. Non dimenticare che il colpo è stato sparato a mezzanotte e mezza. Che coincidenza, schiacciante. C'è un'altra cosa. La Claire è fidanzata a un certo Lico. Ma no. Un momento. Capitano dell'esercito, che quindi dovrebbe possedere una Colt 45. Come vedi, abbiamo già la condizione materiale, lo strumento e forse anche il movente del delitto. Tutto qui? Come tutto qui? Non è granché, sai, John. Si potrebbe trovare una spiegazione a tutto quello che hai detto. Il guaio è che con simili indizi si toglie spesso la libertà e qualche volta la vita degli innocenti. Vorresti compiacerti di indicarmi dall'alto della tua sapienza quali sono stati i miei errori, per favore? Qualunque donna tu arrestassi per aver ucciso Alvin Benson, commetteresti un altro delitto. Andiamo, se non stiamo a fare delle galanterie. Ma è questione di galanterie. Fra l'uccidere un uomo come Alvin Benson e togliere la libertà a una ragazza come Muriel Clare, io considero quest'ultima azione come la più condannata. E intanto io non avevo pensato di arrestarla, ma soltanto di interrogarla. Ah, potrei essere presente anch'io, John. Sia franca e sincera, sarà tanto di guadagnato per lei. Allora? Grazie per il generoso consiglio. Allora? Signorina, lei sa che i suoi guanti e la sua borsetta sono stati trovati nel salotto di Alvin Benson la mattina dopo il delitto, vero? E come ha fatto a scoprire che sono i miei? Sì, i guanti e la borsetta, voglio dire. Ah, posso capire come abbia scoperto che la borsetta è la mia, ma i guanti? Come è arrivata a concludere che mi appartengono? Vuol dire che i guanti non sono i suoi? Ma non dico questo, solo mi incuriosisce sapere come potete conoscere la qualità e la misura di quelli che uso io. E insomma, sono o non sono i suoi, signorina? Sono della casa Trofus, misure 5 3/4 di pelle bianca lunghi fino al gomito. Suppongo di sì. Allora sono sicuramente miei. Se non ho nulla in contrario vorrei riaverlo. No, mi dispiace, che per adesso non è possibile. Ha nulla in contrario che io fumi? Prego. Ah, no, grazie. Preferisco le mie. Vorrei invece riavere il mio bocchino. La faccio a meno malvolentieri. Mi procurerò il piacere di prestarglielo, signorina. Prego. Ah. Ora, signorina, vuol dirmi come mai questi oggetti si trovavano in casa di Alvin Benson? No, signor Markham. Non glielo dirò. Si rende conto dei sospetti gravissimi cui può dar luogo il suo rifiuto, signorina? Davvero? Non ci avevo pensato. Bene, allora ci pensi. La presenza di questi oggetti che le appartengono nel salotto di Alvin Benson costituiscono già un fatto molto grave. Lei conosceva molto bene Alvin Benson, vero? È l'aver trovato là i miei guanti e la mia borsetta che le induce a crederlo, vero? Lui si interessava molto a lei. Fin troppo. Quanto? Sono qui per discutere le attenzioni che quel signore mi usava. Lei ha lasciato il ristorante Marseille poco prima di mezzanotte assieme ad Alvin Benson e sappiamo che è rientrata a casa sua circa verso l'una. Cosa ha fatto durante tutto quel tempo? Sembra che sappiate ogni cosa. Tutto quello che posso dirle è che durante tutto quel tempo me ne tornava a casa mia. Impiegandoci più di un'ora? Minuto più, minuto meno. Come spiega tutto questo tempo per arrivare a casa sua? Non posso spiegarle nulla, tranne che il tempo è passato così. Il tempo vola, signor procuratore. Lei non sta facendo altro che aggravare la sua posizione, signorina Clare. Me ne rendo conto. Posso anche aggiungere che se con il pensiero avessi potuto uccidere il signor Alvin Benson, egli sarebbe morto da un pezzo. Signorina Clare, posso assicurarle che non è la sola a pensarla così. Senta, mi dica, perché è andata a cena con lui allora? Mi sono fatta anch'io la medesima domanda almeno 10 volte. Ma noi donne siamo esseri così impulsivi. A volte facciamo certe cose.
che non dovremmo fare mai. Mi dica, se avessi voluto uccidere il signor Alvin Benson, andare a cena con lui sarebbe stata un'ottima preparazione, vero? Le domande qui le faccio io, signorina, se permette. Il signor Alvin Benson speculava per conto suo in borsa, vero? È stato il maggiore a dirvelo? Sì, confesso, ho giocato in borsa da pazza. Non avrei dovuto. Sono stata troppo avida di denaro. Gliene faceva guadagnare molto? Ultimamente ho perduto quasi tutto. Senta, signorina, il capitano Lico, che possedeva una pistola a Colt calibro 45 di quelle usate nell'esercito? Del nostro esercito mi interesso di molte cose. Non certo le armi che uso. Lei vuole negare che il capitano Lico che le consegnò la sua pistola quando passò da lei la mattina prima del delitto? Signor Markham, lei è molto indiscreto. Vuole sapere quali rapporti esistono tra due innamorati? Io sono la fidanzata del capitano Leacock e lo amo e... ma forse questo lei lo sa già. Lei continua a eludere le mie domande e non fa niente per chiarire la sua posizione, che è già abbastanza grave. Mi dispiace, ma non ho nulla da dire che possa aiutare. Si rende conto delle possibili conseguenze della sua linea di condotta, signorina? Ha forse intenzione di arrestarmi? No, ma le ordino di non lasciare la città. Per oggi abbiamo finito. Grazie per avermi prestato il mio bocchino. Sta per sposare un militare? È imperdonabile. Un giorno d'altro bisognerebbe fare uno studio sul fascino che una divisa, chiunque la indossi, esercita anche sulle menti più aperte e anticonformiste. Comunque quella ragazza ha uno straordinario controllo dei propri nervi. Sì, però si diverte a mettere a dura prova quelli degli altri. Sai, John, che a un certo punto ho temuto seriamente per te. Per me, no. Ti assicuro che non c'era nessun pericolo. No, no, davvero, ho avuto paura che tu stessi per farle mettere le manette. Ah, già, un inqualificabile atto di brutalità dal tuo punto di vista. Certo, infatti avresti commesso un errore. Ah, il suo comportamento non è certo quello di una persona innocente. Cioè, ma non ti sei accorto della sua sorpresa quando l'hai lasciata andare? Non hai capito che alla poverina non importa di essere considerata colpevole o innocente? No, la poverina, basta, andiamo. Colpevole o innocente, nessuno cerca di farsi arrestare. Qualche serata al fresco non è ancora di moda per la buona società di New York. A proposito, come ha passato la serata il suo bel capitano Lico? Ah, a questo punto è già stato chiarito. Il capitano la sera del delitto è rientrato a casa sua alle 8 e non è più riuscito. C'è la testimonianza del ragazzo dell'ascensore. Ah, allora è un modello di virtù. Oltre che bello il capitano Lico, un vero tipo da sposare. Vorrei del salmone io, tu? Va bene anche per me. Per due, anche due martini, noi ti aspettiamo, grazie. Buongiorno, signor procuratore. Buongiorno, sergente. Signor Vance, sta sempre cercando di imparare? Ahimè, sergente, per ora non imparo che errori. Sì, ma non bisogna scoraggiarsi. Se lo dice lei. Come va la sua caccia, sergente? Piuttosto male. Abbiamo interrogato molti amici di Benson. O non sanno niente o non vogliono parlare. Chi poteva pensare di ammazzare il buon vecchio Alvin? La maggioranza delle persone che lo conoscevano. Mi creda, sergente, era un mascalzone. Ci sono notizie della macchina ferma davanti alla casa? Nessuna. Ed è strano, dato che i giornali hanno parlato soprattutto della Cadillac. Non avevano altro da dire. Eppure qualcuno deve pure averla vista. Ha indagato anche sulla piazza? Naturalmente, ho frugato un po' nel suo passato. Naturalmente. Che cosa ha scoperto di bello, sergente? Spionaggio? Attività anti-americane? No, ho semplicemente rintracciato la sua precedente padrona di casa. Sembra strano, ma ne fa un ritratto piuttosto positivo. Già, ma per quale motivo avrebbe dovuto uccidere Benson? Beh, per ora non lo so. Sembra che abbia una figlia, però. Sergente, essere madre non costituisce ancora un movente plausibile per un delitto. Sì, ma non si sa dove sia, che dovrebbe avere 20 anni. Per me l'unica traccia valida da seguire, Vance, è questa Muriel Clare. Convincitene, John, quella ragazza è innocente. Nessuna donna avrebbe potuto sparare quel colpo, lo so con certezza. Scusi, sa, signor Vance, ma crede che queste ragazze di oggi, che fumano in pubblico, che si tagliano i capelli alla maschietta e mostrano le gambe, non siano capaci di maneggiare una Colt 45? Lui è altro che, sergente, perché non prova ad arrestarle tutte? Eh? Sicché tu escludi il movente, qualunque esso sia. Ogni uomo ha tante ragioni di uccidere quante ne ha l'assassino. Scoprire poi le ragioni per cui uno uccide e l'altro no, questo è appunto questione di carattere, di psicologia individuale. E i vantaggi materiali? Non dimenticare che molti uccidono per interesse. L'idea del cui prodest a chi giova è così sciocca da apparire irresistibile. Uccidete un giudice e potete sospettare l'intera categoria dei magistrati. Ma di la verità, John, anche tu dentro di te non avresti ucciso quel mascalzone di Alvin Benson. Ma tornando alla Claire, devi ammettere che gli unici indizi sono contro di lei. No, non ammetto proprio niente. Se la metti su questo piano di ovvie banalità, allora ti posso dire che esistono indizi anche in altre direzioni. Ne sei certo? Certissimo. E allora ti sfido ad abbandonare la tua teoria e a produrre qualcuno di questi altri indizi. Va bene, accetto la sfida, anche se è contraria ai miei gusti. Ad uccidere Alvin Benson non è stata né Muriel Clare né nessun'altra donna, John. Andiamo. Dove si va? A casa di Alvin Benson. Sì, ma ti avverto che il corpo è stato portato via e l'appartamento rimesso in ordine. Meglio, non ho nessuna attrazione per i cadaveri. Ah, il tuo genio incompreso, Heath. Non possiamo fargli perdere un'occasione simile. Ma andando passeremo a prenderlo alla centrale. Beh. Adesso che ci hai trascinati qui, vuoi dirci cosa intendi? Allora, vediamo.
Sergente, lei per caso non ha dello spago in tasca? Io non porto mai. Mi servirebbe anche un metro. Potrei mandare quella gente che è lì fuori per una commissione, come si chiama? Snickin. Ecco, Snickin. C'è un drugstore qui all'angolo. Ah, forse non ce n'è bisogno, sergente. Snickin? Sì, signore. Potrebbe andare sopra dalla signora Plaza e farsi prestare dello spago e un metro a nastro, se è possibile. È il procuratore che ne ha bisogno. Grazie. Manzi, cosa diavolo intendi fare? Abbi pazienza, John. La pazienza è la virtù dei forti, lo so. Ecco. Posso esserle utile, signor Vance? Certo, sergente. La mia è una ricostruzione alla buona, così da dilettante. Il suo apporto professionale può risultare determinante. Sia gentile, potrebbe prendere quella poltrona e trasportarla qui. Vorrei cercare di ricostruire col suo aiuto la situazione della stanza al momento del delitto. Faccia attenzione, sergente. Bisogna mettere la poltrona esattamente sui punti tracciati sul pavimento. Anche il più piccolo errore potrebbe risultare fatale. Ecco, ma se ci hai portato qui per giocare? Vuoi dirmi cosa vuoi fare, per cortesia? La signora Plas non aveva lo spago. Ho pensato che questo gomitolo di lana potesse andare bene ugualmente. Beh, ottimamente, Snickin. Dice che quando abbiamo finito, se glielo restituiamo, sta facendo un pullover per la figlia. Perfetto, Snickin. La signora Plas riavrà il suo gomitolo. John, ti dispiacerebbe ora venire da questa parte col gomitolo in metro? Dammi pure il metro e cerca il capo del filo. Sergente, ora tocca a lei. Ecco. Allora, prenda il filo dall'altra parte del foro. Metta il capo del filo in corrispondenza del segno lasciato sul rivestimento di legno dalla pallottola. Tu tendi il filo, John. Ora abbiamo due punti perfettamente segnati della traiettoria del proiettile. Il foro lasciato sulla poltrona e il segno lasciato dal proiettile sul rivestimento di legno. John, tendi il filo. Il capitano Hagedon, perito balistico, ha stabilito che in base alla velocità di uscita di un proiettile da una Colt 45, il colpo è stato sparato dalla distanza esatta di 1,65 m. Ecco il punto. Tieni, John, qui. Molto ingegnoso. Ma dove vuoi arrivare, Vance? John, io non posso piegarmi, ho un leggero strappo da karate. Ti dispiacerebbe misurare l'altezza da questo punto al pavimento? Sì. Ecco, chinati bene. Ecco, quant'è? 1,42 m. Benissimo. Sergente, lei non si muova, mi raccomando. Snickin? Sì, signore. Potrebbe prestarmi la sua rivoltella, per favore? Sì, è il procuratore che deve fare un esperimento. Vuole che tolga la sicura? No, per carità, non lasci così com'è. Il signor Markham per il momento non ha nessuna intenzione di sparare. Ecco, John, tieni la rivoltella alla stessa altezza. Dammi. Sergente? Ecco, ha finito. Può venire, grazie. Allora, John, mira alla mia fronte. Ecco, evita di premere il grilletto, altrimenti non saprai mai chi ha ucciso Alvin Benson. Sergente, le dispiacerebbe misurare l'altezza della canna della rivoltella al pavimento? Con esattezza. 1,42 m. Perfetto. Quanto sei alto, John? 1,77 m. Ecco, questa è con certezza, centimetro più, centimetro meno, l'altezza dell'assassino. Ecco perché esclusi subito che a sparare potesse essere stata Muriel Clare. Quella deliziosa ragazza è alta sul 1,60 m. Con i tacchi arriverà al massimo a 1,65 m. Dammi la rivoltella, John. Un buon tiratore, come si sa, quando mira un bersaglio piccolo, tiene il braccio teso per avere il mirino in linea col bersaglio, esattamente come hai fatto tu, John. Grazie, Snickin. Non dimentichiamolo, l'assassino di Alvin Benson è un ottimo tiratore, altrimenti avrebbe scelto un bersaglio più grande, cioè il corpo, e avrebbe sparato più di un colpo. Sì, ma l'assassino potrebbe essere anche alto più di 1,75 m. Ah, certo, John. Più alto, ma mai più basso. Il capitano Leacock è alto più di 1,80 m, mi pare, vero? Ma io non avevo pensato finora al capitano Leacock come all'autore del delitto. Certo, perché ti avranno raccontato che Leacock quella sera si è comportato da bravo figliolo e è andato a dormire con le galline. Ci penserò io a controllare l'alibi di questo signore. Se ha mentito lo scoprirò, potete esserne certo. Ma e la signorina Clare, i suoi guanti e la borsetta perché erano qui? Soprattutto i mozziconi di sigaretta nel caminetto, come si spiegano allora? Sergente Heath, consegni pure alla signora Plaza il suo gomitolo di lana. E le dica se può scendere, per favore, il procuratore vorrebbe parlarle. John, questa volta la interrogo io. Le ripeto che nessuno è venuto qui nel pomeriggio. Il signor Alvin è rimasto solo tutto il tempo, fino a quando è uscito. Signora Plaza, se dirà la verità non potrà accaderle nulla, altrimenti avrà dei fastidi. Ma lo giuro, in nome di Dio! Ma lasciamo stare il signore. Quanto tempo rimase qui la persona che venne in visita al signor Alvin quel giovedì pomeriggio? Allora, a che ora venne? Qui non è venuto nessuno, glielo giuro. Signora, lei si sta comportando scioccamente. Noi siamo qui per sapere la verità e la sapremo. Ho detto la verità. E dirò io allora come sono andate le cose, signora.
Verso la fine di quel pomeriggio lei sentì suonare la porta, andò ad aprire e si trovò davanti una ragazza graziosa, elegante, che le chiese di parlare col signor Alvin. Non è vero! Lei introdusse qui la ragazza, che si mise seduta proprio dove è seduta lei adesso. Più tardi lei servì il tè per due, ci sono ancora qui le tazzine, come vede sono ben informato. Signora, non si ricorda che tipo era quella ragazza? Le verrò in aiuto io. Non molto alta, capelli sul castano. Allora, signora, cosa ha da dire? Qui non è venuto nessuno. Signora Platz, dal suo atteggiamento devo dedurre che lei conosce molto bene quella ragazza e che ha un interesse personale a non far sapere che è stata qui. No, non l'avevo mai vista. Finalmente si è decisa, signora Platz. Allora, era veramente la prima volta che la vedeva qui? La prima volta. A che ora venne? Mezz'ora dopo che il signor Alvin è tornato dall'ufficio. Ma lui non l'aspettava, cioè non mi aveva detto che sarebbe venuta. Signora Platz, perché non mi ha parlato ieri di questa visita? Ma credo che la signora temesse di esporre la ragazza a qualche sospetto, John. Non è così? Sì, signore, non volevo che venisse coinvolta, sospettata. Avevo un'aria così tranquilla, di ragazza per bene. Certo, noi sappiamo che è innocente, non ha niente da temere per lei. Non si ricorda, signora, se durante quell'incontro accadde qualcosa di particolare, diciamo? No, io entrai un attimo per il tè. La ragazza sembrava irritata. Il signor Alvin era allegro, rideva. A un certo momento, scherzando, il signor Alvin provò come stavano dei gioielli al collo della signorina. Dei gioielli? Quali gioielli? I gioielli che erano in un piccolo scrigno turchino, è lì su quel tavolo. Ah, quei gioielli erano su questo tavolo? Sì. E li aveva portati la ragazza arrivando? No, li aveva portati il signor Alvin quando è tornato dall'ufficio. E allora, signora, come fa lei a sapere che i gioielli erano contenuti in quello scrigno se li vide soltanto indosso alla ragazza? Li avevo notati mentre il signor Alvin era andato di là in camera da letto a telefonare, poco prima che venisse la signorina. La quale signorina poi uscì sola da qui? Sì, il signor Alvin sta lì per andare a cambiarsi. Grazie, signora Platz. John, io credo di aver finito. Beh, come facevi a sapere che Muriel era andata da Benson quel pomeriggio? L'ho supposto. C'erano quei mozziconi delle sue sigarette nel caminetto. Ma la psicologia del delitto escludeva che la ragazza fosse lì nel momento della morte di Benson. Quindi le sigarette doveva averle fumate prima, cioè nel pomeriggio. Già, ma la borsetta e i guanti chi li aveva portati, Benson? Chiunque li abbia portati non è stata certo Muriel. Lasciala tranquilla, John. La tua vecchiaia avrà un rimorso in meno. Va bene, hai vinto la sfida. Ma adesso dammi un suggerimento per proseguire le indagini. Cerca un uomo piuttosto alto di statura, sangue freddo, ottimo tiratore, legato da rapporti di amicizia, si fa per dire, con il defunto Alvin Benson. Informato che quella sera Muriel e Benson avrebbero cenato insieme. Mi stai suggerendo il capitano Leacock? O quell'altro. Grazie di essere venuto, signor Fife. So che lei era molto amico di Alvin Benson, vero? Abbiamo vissuto molte avventure insieme. Io sono appassionato di caccia grossa e Alvin spesso mi ha seguito, anche se non era bravo come me. E non potete immaginare quanto io sia addolorato per la sua tragica fine. Quando lo ha visto l'ultima volta? Proprio il giorno della sua morte, nel pomeriggio, in ufficio. Io l'avevo invitato a venire in gita con me a Caskill, ma era troppo occupato per accettare. E quanto sarebbe stato meglio se l'avesse fatto. È tornato molto presto? Sì, sono stato costretto a tornare a New York per un guasto alla mia automobile e ho saputo dai giornali del delitto. Aveva molti nemici il signor Alvin? Nessuno, credo, capace di ucciderlo. Comunque di nemici ne aveva, no? Ma più che nemici li definirei rivali. Mi dispiace parlare di questo argomento, ma Alvin aveva, come dire, un debole per il bel sesso. Ma come molti altri uomini, del resto. Il fatto è che Alvin non aveva un fisico molto attraente. A volte, per conquistare le simpatie femminili, usava metodi di cui nessuno di noi si sarebbe servito. Lei sta pensando a una donna in modo particolare, signor Fife? Ma più che a lei, all'uomo che si interessava a lei. Durante una festa, purtroppo organizzata proprio da me, quell'uomo minacciò Alvin di morte. Chi è? Il capitano Leacock, ma non chiedetemi il nome della donna, non ve lo dirò. Non è necessario. Piuttosto ci chiarisca meglio che cosa avvenne. Alvin non fece altro durante quella festa che prestare attenzione alla signorina in questione senza dare troppo peso alla presenza del capitano Leacock. A un certo punto il capitano scattò e ingiunse ad Alvin di smetterla, altrimenti l'avrebbe ucciso. E fece anche l'atto di tirare fuori la rivoltella. E se ne accorsero anche gli altri invitati? Ah, credo di sì. Ma cercarono di attribuire il gesto ai troppi liquori bevuti. Sa come succede di solito in queste festicciuole. Lei conosce il colonnello Bisbee Ostrander? Sì, lo conosco. Ah, era presente anche lui a quella graziosa festicciola? Mi sembra di sì. Perché ci ha raccontato questo episodio, signor Fife? L'avevo dimenticato, ma la morte di Alvin me l'ha fatto tornare in mente di nuovo. E pensa che sia importante? Mi spiego meglio.
Lei pensa che se Lico ieri sera avesse saputo della cena fra la Claire e Benson, avrebbe potuto andare a casa di Benson e poi... Io non sto accusando nessuno, sergente Snead. Heath, prego. Sto soltanto parlando di un avvenimento al quale assistetti. Credevo che fosse mio dovere farlo. Le conclusioni tiratele voi. Stavate cercando me? Anthony, non sapevo che anche tu frequentassi questo club. Senti, conosci un certo capitano Leacock? Philip Leacock, un ottimo ufficiale, anche se troppo impulsivo, infiammabile direi. Eri presente anche tu alla festa di Fife quando Leacock minacciò tuo fratello? Sì, anche se non ho molte simpatie per questo genere di riunioni. Comunque fu Alvin ad insistere tanto. Ed è proprio vero che Leacock tirò fuori la pistola? Ma ora che me lo fai ricordare... Mi pare che fosse Leacock a fare il gesto di estrarre la rivoltella. Comunque fu una cosa di poca importanza. Ed eravamo tutti un po' su di giri. Scusi, Maggiore, lei conosce molto bene quel dandy di Leandro Fife. Che opinione ha di lui? Un'opinione molto precisa. È un tipico esemplare di giovane fannullone, giovane per modo di dire, perché ormai a 40 anni le dimostra tutti, nonostante le saune, i massaggi, quelle cose che si fanno oggi. Le uniche imprese della sua vita sono stati alcuni safari di caccia grossa anni fa. Dopo di allora non ha più fatto nulla. Anzi, una cosa ha fatto. Ha sposato una donna molto ricca. Era l'unico ideale possibile per un uomo come lui. È un tipo piuttosto indisponente questo Leandro Fife. E per giunta si profuma come una cocotte. Comunque ci vuole del fegato per la caccia grossa. Il delinquente che uccise suo fratello, signor Maggiore, doveva averne. Lo affrontò faccia a faccia, mentre era sveglio... e con la domestica al piano di sopra. Forse sospettato di complicità per la morte di Alvin Benson? Lei lo ha minacciato di morte qualche settimana fa. In casa di Leandro Fife, per la precisione. Benson era una canaglia. Sì, è vero, l'ho minacciato. Ma questo non significa che l'abbia ucciso io. È stato ucciso con una Colt 45. Una di quelle pistole usate dall'esercito americano in guerra. Sì, l'ho avuta anch'io. E adesso dov'è la sua pistola? Smarrita. Smarrita o prestata? Smarrita, ne sono sicuro, in Francia. Ci pensi bene. Forse non l'ha smarrita, forse l'ha prestata a qualcuno. Le ripeto che l'ho smarrita. Sì, va bene, le credo, le credo. Lei sa che la signorina Muriel Clare cenò con Alvin Benson la sera del delitto? Non sarebbe meglio lasciare la signorina Muriel fuori da questa storia? Non è possibile, troppi elementi la collegano al fatto. I suoi guanti e la sua borsetta sono stati trovati nel salotto dove fu ucciso Alvin Benson. Questa è una menzogna. No, no, capitano, purtroppo questo è vero. Ma potrebbe esserci una spiegazione diversa. Forse può darla proprio lei al procuratore Markham. Muriel si incontrò con Benson per affari. Lei ne era al corrente? Sì, certo. Capitano, lei è molto innamorato di Muriel Clare, vero? Sì, e ho molta fiducia in lei, se è questo che vuol sapere. Tra lei e Benson non c'era niente. Lei non lo sopportava, lo odiava. Ah, anche lei. Questo è senza dubbio un elemento compromettente. Perché compromettente, John, scusa? Saremmo tutti compromessi a questo punto. Lei non potrà provare niente contro Muriel, perché io la difenderò. Bravo, capitano. Le sarò sempre vicino, perché ho fiducia in lei. E non ho bisogno di prove per essere sicuro della sua innocenza. È un bel tipo di giocatore di football, questo capitano Leacock. Capisco Muriel Clare.
ma non mi sembra che brilli molto quanto a intelligenza. Mi passi il capitano Leacock, per favore. A te, Country Club? No, a casa. Subito. Il capitano non è ancora rientrato. Grazie. L'alibi del capitano Leacock è falso. È rincasato alle 8, ma a mezzanotte è uscito di nuovo, rientrando un'ora e mezzo dopo. Eppure il ragazzo dell'ascensore ha detto che da quando è rientrato non l'ha più visto uscire. La mia specialità è far parlare la gente quando capisco che sta mentendo. Questa volta ho interrogato io personalmente il ragazzo dell'ascensore e ha parlato. Leacock lo ha pagato perché mentisse con la polizia. Beh, ormai abbiamo la soluzione di questo caso. Chi vive sperando? Vance, ma allora non vuoi proprio ragionare. Leacock ha saputo della cena, è andato a casa di Benson, li ha trovati insieme e ha ucciso il rivale. Allora abbiamo tutto. Tempo, luogo, strumento e anche l'altezza giusta, Vance. Da parte dell'altezza mi sembra queste parole di averle già sentite a proposito di Muriel Clare. Leacock non è un mostro di fantasia, John, ma da questo a uccidere... Ma non l'ha visto impallidire quando il signor procuratore gli ha chiesto della rivoltella? Ma per forza ne aveva una uguale. Ma perché, scusi, sergente, lei non si spaventerebbe se, essendo innocente, qualcuno le mostrasse, che so, il suo berretto trovato sul luogo del delitto? Sergente... Controlli il capitano Leacock, lo faccia seguire, così avremo anche la prova. Agite con prudenza, la mia modesta opinione è che vi troviate davanti a un complotto. Un complotto? È un complotto delle circostanze. Quando sarete in preda ai rimorsi, non avrete altra giustificazione, la scusa del complotto vi tornerà utile. Mi avevi quasi spaventato, Vance, per fortuna non c'entra la politica. John, io ti lascio, ho un lavoro da fare. Un lavoro? Tu lavori, Vance, mi meravigli. Un'expertise su un quadro esposto al Louvre, concerto campestre. Finora è stato attribuito al Tiziano, io sono convinto che è del Giorgione. Ah, fortunatamente non vede soltanto i nostri di errori. Beh, fortunatamente vedo anche i vostri, sergente. Spero così di risparmiarvi una vecchiaia grave di rimorsi. Vieni a cena con me, John? Volentieri. Il tuo Carri è un cuoco impareggiabile. Ma fa del suo meglio, è un perfezionista come me. Ti dispiace se invito anche Bisbio Strander? Ah, il famoso colonnello Strander, di cui hai chiesto informazioni in questi ultimi giorni. Sì, è il patriarca dell'ambiente in cui viveva Alvin Benson. Mm. Sa tutto di tutti, è un gazzettino, anche se è un Lilab. Cosa? È greco, John. È un chiacchierone, vuol dire. Mm. Andiamo. Avrei voluto telefonarle prima, procuratore. Qualche idea personale sul delitto me la sono fatta e potrebbe essere anche utile. Lei conosce tutti gli amici di Benson? Io conosco tutti in questa città. Ma è l'uomo più informato di New York, John, te l'ho detto, è un sibarita. Per farlo venire qui oggi a quest'ora ho dovuto minacciarlo. Che cosa ne pensi del capitano Leacock, Bisbee? Avete messo gli occhi sul capitano Leacock? Già, potrebbe essere anche lui, così innamorato, geloso di Muriel, una bella donna, Alvin Benson era pazzo di lei. Se avesse avuto 20 anni di meno. Tu sei già irresistibile così per le donne. Il capitano Leacock è un bravo uomo, ma di temperamento focoso, geloso. È uno di quelli che metterebbe le donne sul piedistallo e andrebbe in galera per mantenercele. È un sentimentale, un cavaliere dell'ideale, capace di far saltare il cervello ad un rivale così senza discutere. E come gioca a poker? È freddo, calmo? A poker? È il giocatore più ingenuo che io abbia mai conosciuto. Gioca anche peggio di una donna, troppo nervoso ed avventato. È il contrario di Fife, allora? Fife, un giocatore impassibile, freddo. D'altronde è anche un buon cacciatore di tigri. Però a poker ha il suo lato debole. Non è un giocatore scientifico. Per me Fife è capace di uccidere un uomo e dopo 5 minuti dimenticarsene. È un sanguinario. Allora, questa, la riconosci? Non c'è alcun dubbio, sergente. Non ci sono più le canne da pesca, ma la Bentley è la stessa. Non hai letto il giornale, tu? Non sapevi che stavamo cercando questo maledetto cassone? Perché non hai parlato? Io leggo poco.
ci vedo poco, mi creda. Senti un po', vuoi che ti sbatta dentro per qualche giorno? Avanti, parla. Da quanto tempo è nel tuo garage quest'auto? Beh, da venerdì pomeriggio. Le dirò tutta la verità, mi creda. Ieri pomeriggio è venuto qua un signore, verso le 15. Per l'esattezza... Le edizioni del mezzogiorno portavano già la notizia del delitto. Il nome di quel signore? Ma non lo so, non gliel'ho chiesto. Descrivilo. Molto alto, distinto, non più giovane. Ah, mi ha mollato $25 perché gli tenessi la macchina tutta la settimana. Ho fatto male, non dovevo accettare. Che bugiardo. Non è vero affatto che gli ho dato $25 per tenere nascosta la macchina. Gli hanno dati 50. Sono contento che lo ammetta, signor Fife. La macchina è stata vista davanti alla casa di Alvin Benson la notte in cui fu assassinato. Ma lo so, altrimenti perché crede che avrei speso $50 per nasconderla. E perché l'ha nascosta? Ma per non mettere la polizia su una falsa pista. Io col delitto non c'entro, tanto così. Perché non è andato più a Caskill, ma è tornato a casa inventando la storia del guasto alla macchina? Una scusa per mia moglie, signor procuratore. Come facevo a dirle che sono venuto a New York e così gelosa? D'altronde, se io fossi veramente andato a Caskill, non avrei saputo così rapidamente della morte del povero Alvin. E perché è venuto a New York? Io chiedo soltanto un po' di discrezione. Io abito a Long Island con una moglie che adoro che purtroppo è gelosissima. E giovedì l'ho detto che sarei andato a Caskill a pescare, ma invece ho fatto un salto a New York per ragioni personali e dovevo incontrarmi con una persona. A casa di Alvin Benson? No, la persona non c'entra, l'ho vista prima. Però a mezzanotte circa sono andato da Alvin per discutere di un affare di borsa, ma la luce era spenta. Allora ho atteso qualche minuto in un bar e poi me ne sono andato. Dove? A dormire in un albergo, Lausonia. E l'indomani, leggendo i giornali, ho saputo, oltre alla notizia della morte del caro Alvin, che la polizia stava cercando una Bentley bianca. Però sei guardato bene dal parlare chiaramente con noi. Invece è stato chiarissimo nel gettare i sospetti sul capitano Leacock. Perché? Bene, le dirò. Quella sera, quando fermai la macchina sotto la casa di Alvin, chi ho visto che stava fermo nei paraggi? Il capitano Leacock. E quando me ne andai vidi che era ancora lì, come se aspettasse qualcuno. Struggendosi di gelosia. Passi il sergente Heath, per favore. Ormai non ho più dubbi. Darò ordine di arrestare il capitano Rico. John, prima di lasciarti commettere un errore così iniquo e insensato, dovrai farmi buttare fuori con la forza. E fra una settimana, quando sarà noto il vero colpevole, tu sarai lo zimbello della città. E un eroe, un martire popolare, che ha osato sfidare il procuratore distrettuale sacrificando la sua libertà sull'altare della giustizia, della verità e... Non è più necessario, grazie. Senti, Vance, se tu non mi lasci dirigere questo ufficio come voglio io, chiamo i miei uomini e ti faccio arrestare. Si può sapere perché ti interessi tanto a questo capitano Rico? Ma John, tu credi davvero che io mi interessi di un ufficiale qualsiasi? Io mi interesso di te, John, amico mio. Non voglio che tu commetta un errore che potrebbe nuocere più a te che allo stesso Rico. Fra poco credo che avrò la prova sicura dei miei sospetti. E neppure tu, con tutti i tuoi cavilli, riuscirai a distruggere questa prova. Ah, io non li chiamerei i cavilli. In ogni caso, aspetto fiducioso la tua indistruttibile e inconfutabile prova, John. Mi creda, si fidi di me. Per salvare il capitano Leacock, lei si sta mettendo nei guai, signorina. Io non so di che guai lei stia parlando. E poi il capitano Leacock è il mio fidanzato. Questo lo so, diamine, ma non ha scampo. La sua è una fatica inutile. E poi... Mi scusi, sa, ma quel tipo non lo merita. Perché scusi? Chi l'autorizza a pensarlo? Beh, non è stato un atto coraggioso né leale da parte sua venire a nascondere la rivoltella qui, in casa sua. Io non so di che rivoltella le stia parlando. Signorina, un nostro agente controlla la casa e lui ha visto uscire di qui il capitano Leacock, raggiungere il country club, allontanarsi dalla palazzina con l'aria di chi vuol fare quattro passi, avvicinarsi al fiume e gettarvi l'arma del delitto. Non è vero, lei sta mentendo. Io sono un pubblico ufficiale, quindi non posso mentire. Posso invece accusarla di essere stata complice del capitano, a meno che lei non parli. Sergente, lei è mai stato innamorato? Io sono sempre stato nella polizia.
Allora cosa vuol capire? Che con un poco di buona volontà da parte sua il caso sarebbe risolto e lei potrebbe vivere tranquillamente e pensare alla sua carriera di cantante. Il modo di agire di quel capitano l'ha messa con le spalle al muro. Esca subito di qui. Io non ho niente da dirle. No, ma è stupido agire così. Io stavo solo cercando di aiutare. Se ho un mandato di arresto, faccia pure, altrimenti mi liberi subito della sua odiosa presenza. Odiosa? Sì, odiosa e inutile. Non vi aiuterò mai a mettere nei guai il capitano Leacock. Mai! Ho riflettuto molto prima di venire, ma credo che sia utile per la tua inchiesta sapere quanto mi ha riferito la signorina Gray. Bene, la ringrazio di essere venuta, signorina. Vuol dire anche noi ciò che ha riferito il maggiore Benson? Certamente, signor procuratore, sono qui per questo. Il pomeriggio di giovedì, il giorno del delitto, il signor Fife venne nell'ufficio del signor Alvin Benson. Parli pure, signorina, non abbia paura. Ma io non ho paura. La mia stanza è proprio accanto a quella dell'ufficio e le voci dove sto io si sentono molto distintamente e soprattutto quando si parla a voce alta, litigando. E quel pomeriggio litigavano? Sì. Lei ha sentito qualcosa di preciso? Sì, parlavano di una cambiale, di una scadenza e spesso ho sentito la parola suocero. Poi? E poi ad un certo punto il signor Dean Benson mi chiamò e mi disse di prendere dalla cassaforte una busta sulla quale era scritto Fife personale. E lei prese quella busta? Naturalmente, signor procuratore, e la consegnai al signor Alvin Benson. 10 minuti dopo mi richiamò e vidi che il signor Fife era andato via. Il signor Alvin Benson mi disse di chiudere di nuovo la busta nella cassaforte e di non consegnarla mai a nessuno. Signorina, perché proprio adesso ritiene di doverci parlare di questa busta? Ma durante questi giorni non ho più pensato a questa storia. Oggi però ho rivisto la busta nella cassaforte e da allora ne ho parlato con il maggiore. Ho pensato di portartela senza aprirla. Beh. Un assegno a firma di Alvin Benson di $10,000 a favore di Leandro Fife. Una cambiale firmata da Leandro Fife a favore di Alvin Benson per la stessa cifra di quella dell'assegno. Una dichiarazione. Io, Leandro Fife, abitante a Long Island, 3545, dichiaro che l'assegno numero 89/2432 della Manhattan City Bank, agenzia 7 di New York, a firma di Alvin Benson, è falso. Falso? Sì, ma c'è un'altra cosa importante, la data della cambiale. Sarebbe scaduta il venerdì. E la notte prima tuo fratello è stato ucciso, Anthony. Ma non può essere. Nessuno mi ha visto. Lo dici tu. Sanno tutto. Tutto. Amore, cerca di controllarti. Altrimenti fai il loro gioco. Quello che vogliono è farti saltare i nervi. E loro ci sono riusciti. Io non resisto più. Dobbiamo liberarci da questo incubo. Hai un'idea? Io ti amo, Nuria. Non devi avere paura di nulla. Sistemerò io tutto. Ricordalo. Tutto si muove a questo mondo. Grazie al cielo cominciamo a muoverci anche noi. Ho sempre pensato che Leacock fosse il colpevole e la telefonata è soltanto una conferma. Parlando di progressi mi riferivo a quanto ci ha detto la signorina Gray a proposito di Leandro Fife. Capisco che la bellezza della ragazza possa averti colpito, avanti, ma cosa vuoi dire? Affascinante ragazza la Gray. Credo che la rivedrai presto, John. La tua profezia deriva dall'attento esame che hai fatto di lei? Ho idea che non sia troppo attaccata alla memoria del defunto signor Alvin. Credo che la poverina abbia avuto il suo da fare a tenere al suo posto Alvin Benson. Anche Fife deve averle confidato di non essere troppo compreso, amato dalla moglie. Queste bellezze fresche e spontanee toccano un po' tutti. Senti, oltre che sulla Gray, tu stai insistendo molto anche su Fife. Credi che sia lui il colpevole? Ma esistono contro di lui gli stessi elementi che tu hai elencato contro Leacock. Causale, tempo, luogo, circostanze e altezza, naturalmente. La cambiale di Fife scadeva il giorno dopo il delitto. L'automobile di Fife era davanti alla casa di Benson la sera del delitto. Anche lui ha raccontato un mucchio di fandonie per coprire i suoi fatti privati. Manca soltanto lo strumento, l'arma, ma anche nel caso di Leacock che ci fa difetto, essendo finita in fondo al fiume. Per me l'assegno falso e la cambiale non c'entrano affatto con il delitto. L'uomo giusto è Leacock. E se non ci affrettiamo ad arrestarlo può anche sfuggirci. Avanti. C'è il capitano Leacock. Vuol parlare con lei. Sì, faccia passare. Come vede, sergente, per il momento non c'è sfuggito. Dica pure, capitano. Sono venuto a costituirmi, signor procuratore. L'assassino di Alvin Benson sono io. When she's asleep, see her coming down the street. Now I ask you very confidentially, and she's sweet. And she nice, look it over once or twice. Now I ask you very confidentially, and she nice. Yes, yes, good night.
Buonasera. La strana morte del signor Alvin Benson ha segnato il mio debutto come investigatore dilettante. È stato il mio amico John Markham a tirarmi dentro la faccenda. John Markham è il procuratore distrettuale di New York, legato da vecchia amicizia al fratello del morto, il maggiore Anthony Benson. Era stato proprio il maggiore a pregare Markham di seguire personalmente le indagini. Una bella mattina John Markham capita a casa mia e mi dice: stanotte hanno ucciso Alvin Benson con una pallottola in fronte. Vuoi seguire le indagini? Andiamo subito a casa Benson, dove la squadra omicidi al completo, guidata dal sergente Heath, era già al lavoro. Si fa per dire. Il morto stava seduto su una poltrona nello studio, in giacca da camera e in pantofole, con un libro ancora in mano e un piccolo foro sulla fronte. Ho notato che Alvin non portava il parrucchino, con il quale era solito nascondere a tutti la sua calvizie. Ho cercato di dirlo, ma nessuno mi ha dato ascolto. Il sergente Heath ha riferito a Markham di avere già interrogato la vecchia governante di Alvin, la signora Platz, e poi ha annunciato trionfalmente di avere trovato sulla mensola del caminetto dello studio una borsetta da donna contenente un paio di guanti da sera, un portasigarette d'argento e un fazzoletto di seta con le iniziali MC. La deduzione del sergente a questo punto è lampante. La signora o signorina MC è da considerarsi l'assassina. La sera prima, infatti, Alvin Benson aveva cenato al ristorante Marseille in compagnia di una bella ragazza. Chi l'aveva visto? Il colonnello Ostrander, una specie di gazzettino della città legato da affari con Alvin Benson. Si rintraccia la signorina MC. Sì, si tratta di una signorina che rispondente al nome di Muriel Clare, una graziosa cantante lirica. Interrogata, Muriel Clare ammette che i guanti e quella borsetta sono suoi, ma si rifiuta di dare altre spiegazioni. A questo punto il sergente Heath non ha più dubbi e minaccia l'arresto. Decido di entrare in azione. Conduco a casa Benson il mio amico John Markham e il sergente Heath e dimostro loro scientificamente che la persona che ha sparato quel colpo deve essere alta almeno 1,75 m. La signorina Muriel Clare raggiunge a malapena 1,62 m. La salvo, ma a questo punto la storia si complica. Infatti, la sera del delitto è stata notata, fuori dalla casa di Alvin Benson, una Bentley bianca. Risulta essere di proprietà di un certo Leandro Fife, un poco di buono, ex eroe di caccia grossa, legato anche lui per affari con Alvin Benson. Mi pare di aver detto tutto. Ah, no, mi dimenticavo il capitano Philip Leacock. Già, questo Philip Leacock è il fidanzato di Muriel Clare. Sì, è gelosissimo di Alvin Benson, tanto da avere minacciato Alvin una sera in presenza di amici durante una festa. La cosa più importante però è questa, che stamani l'ineffabile capitano Leacock si è presentato nello studio del mio amico John Markham, il procuratore, dichiarando di essere lui l'assassino, di avere ucciso lui, Alvin Benson. Il sergente Heath è esultante, io un po' meno. Credo di sapere chi ha ucciso Alvin Benson, ma non ve lo dirò. Prima di tutto perché non ho le prove, e poi perché siamo appena a metà della vicenda. Non sarebbe corretto, non vi pare? And she's sweet, see her coming down the street. Now I feel very confidentially. And she's sweet, and she's nice. Look her over once or twice. Now I feel very confidentially. And she's nice. Just cast the night in her direction. Oh me, oh my. Finalmente i nostri guai sono finiti. Ma io ho paura che i nostri, anzi i vostri guai, siano appena cominciati, John. Ma come? Non creda questa confessione.
Se sapesse quanto è strana questa confessione, sergente, si sentirebbe venire i brividi. Non vedo cosa ci sia di strano. Leacock ha capito di essere perduto e, da uomo d'onore, ha preferito costituirsi. Il senso dell'onore del capitano Leacock, ci giuro anch'io, tuttavia... Senti, ma tu sei ancora convinto della sua innocenza? Perché avrebbe confessato allora? Ma perché ha deciso di vestire l'armatura del cavaliere antico, si è gettato nel lagone per salvare la sua bella. Ah, per me il caso è chiuso. I giornalisti aspettano che dia loro qualche notizia. Aspetti 48 ore, due giorni. John, tu avrai il tuo assassino, io potrò tornare ai miei Cézanne. Senti, ma secondo te noi cosa dovremmo fare allora? La scena teatrale del capitano Leacock ci ha distratto da un fatto molto più importante. Fife e la sua cambiale, John. Vede, la mia situazione familiare non è molto felice. E tutto il denaro è di mia moglie e suo padre mi trova decisamente antipatico. Io avevo bisogno di denaro e falsificai quell'assegno, ma poi spiegai tutto ad Alvin. Anzi, come prova della mia buona fede, gli diedi anche la cambiale e la dichiarazione. Ed è stata questa la ragione del vostro litigio di giovedì pomeriggio in ufficio? Ah, avete anche saputo di questo piccolo incidente, ma fu una sciocchezza, una divergenza circa i termini del nostro accordo. Sì, però il giorno dopo la cambiale sarebbe scaduta e lei quella notte è andato a casa di Alvin Benson. Io sono passato da Alvin per chiedergli di aspettare per l'incasso ancora qualche giorno. Ma la casa era buia e allora sono andato via senza entrare. Alvin Benson accettò la cambiale senza pretendere nessuna garanzia? Ah, certo, io e Alvin eravamo molto amici. Ma anche un amico può pretendere una garanzia per una somma così forte? No, nessuna garanzia. Alvin si fidava di me. E inoltre aveva anche la dichiarazione, non aveva nulla da temere. Credo di avere su Fife qualcosa che possa interessarvi. Soprattutto lei, signor Vance. Dica, sergente, la vita privata di Fife mi interessa moltissimo. Sono stato a Long Island. Il nostro Fife abita in una villa piuttosto bella. Ma il denaro è tutto della moglie, cioè del padre della moglie. Ah, sergente, lasci stare le disavventure coniugali di Fife. Ci parli piuttosto delle sue relazioni extraconiugali. Ma sa che lei mi sorprende, signor Vance. Perché? Perché ho intuito che Fife tradisce la moglie? C'è un'altra donna, infatti. Abita a New York e spesso telefona a un drugstore vicino alla villa di Fife, lasciando messaggi per lui. Anche Fife chiama la donna da quel telefono. Lei sarà certamente riuscito a ottenere dal proprietario del drugstore il numero di telefono della donna, sergente. Ho fatto di più, signor Vance. La donna si chiama Paula Banning, è vedova e abita al numero 269 della 75esima strada. Basata sui misteri della frenologia si avverano, Vance. Anche se per me rimarrà sempre un mistero come tu abbia potuto intuire che la Graham avrebbe cercato ancora. Infatti vuole ancora vedermi. Sai già anche cosa vorrà dirmi per caso? Credo di sì, John. Comincio a sospettare che c'entri anche tu nell'assassinio di Benson. Oppure che sei un indovino. Resta una terza ipotesi, John, che ti ripugna. E cioè che il mio metodo d'indagine sia migliore del tuo. L'altra volta non ve l'ho detto, ma il maggiore Benson mi aveva fatto capire che non era necessario parlare di tutto e che alcune cose non riguardavano il delitto, anzi avrebbero potuto complicare l'inchiesta. Dopo ci ho ripensato e ho deciso di dirvi tutto quello che sapevo. Non tema, signorina, manterremo il massimo riservo su quanto ci dirà. Allora, signorina Gray, cos'è che vuole dirci? Quel giovedì, nella cassaforte, non c'era solo la busta che vi ho consegnato, ma... Ma? Ma anche un pacchetto quadrato, pesante, con sopra scritto Fife. È per il pacchetto che i due stavano litigando. E stamani il pacchetto era ancora nella cassaforte insieme alla busta? No, il signor Alvin Benson lo portò a casa sua quella sera stessa. Quali erano i rapporti fra i due fratelli? Non andavano molto d'accordo. E soprattutto per gli affari discutevano sempre. Si sospettavano, si spiavano. Non doveva essere una posizione facile la sua così, fra due fuochi. Ma non mi importava molto delle loro beghe. Anzi, mi divertivano. Senti, Vance, non capisco perché il maggiore Benson non abbia voluto parlare di quel pacchetto. Ma forse per proteggere qualcuno. In questa storia tutti sono reticenti per proteggere qualcuno. È commovente. La Plaza ha mentito per aiutare Muriel, Muriel per aiutare Lico, questi per aiutare la ragazza.
Anche Fife ha mentito per nascondere qualcuno. E ora perfino il maggiore Benson. E Fife? Chi nasconde Fife? A questo punto il tuo acume di inquisitore avrà già intuito che il pacchetto di cui parlava la Grey conteneva la scatola dei gioielli vista dalla Plaza in casa di Benson la sera del delitto. Ah, già, la scatola dei gioielli, sì. Domani mattina, John, non prendere appuntamenti per le 10, ne hai già uno. Io? No? Sì, sì, hai un appuntamento con una signora. Non puoi mancare perché l'ho telefonato dicendo di essere il procuratore Markham in persona. Faresti una pessima figura. Io non ho segreti con Leandro Fife. So del suo assegno falso. Sa anche della dichiarazione che Alvin gli fece firmare insieme all'assegno? Dopo tutto quello che Leandro aveva fatto per lui. Io credo che in tutta New York non esista un uomo che meritasse di essere ucciso come Alvin Benson. Sante e pietose parole, signora. Lei conosceva bene Alvin Benson, signora? Molto poco, per fortuna. Ma si comportò con Fife da vigliacco costringendolo a firmare quella dichiarazione. Ma questo è ancora perdonabile, mi scusi, signora. Il fatto grave è che pretese in garanzia dei gioielli, che poi erano i suoi, signora. I miei gioielli? Io le giuro che... Lei è stata molto generosa, signora. Benson minacciava di far arrestare Leandro. Erano amici da anni e l'avrebbe fatto arrestare per falso. Vede, Leandro è un uomo molto buono, ma ha un unico difetto, non sa vivere senza denaro e quando non ne ha se ne procura in qualsiasi modo. Ma chi è senza difetti? Eh? Alvin Benson poi minacciava di non coprire l'assegno, così sarebbe stato il suocero a far arrestare Leandro. Lei sa perché quel giovedì Alvin Benson e Leandro Fife litigarono? È stata tutta colpa mia. Leandro andò in ufficio per cercare di riavere i gioielli in cambio di una parte del denaro. E Alvin Benson rifiutò. Non vorrei tormentarla troppo, signora, ma la ragione vera del suo odio verso Alvin Benson non è soltanto Leandro Fife. Cosa vuol dire? Non capisco, scusi. Basta guardarla per ammirarla, signora, ma fra l'ammirazione e la volgarità c'è la stessa differenza che passa appunto fra Alvin Benson e un gentiluomo. Lei sa troppe cose. Cerco di immaginarle soltanto. Ha indovinato, comunque. Il giorno stesso della sua morte, Alvin Benson mi chiamò da casa sua dicendo di avere i gioielli con sé e di essere pronto a restituirmeli se avesse accettato di vederlo. Da sola, naturalmente. Naturalmente. Disse anche che aveva un impegno, ma soltanto fino a mezzanotte. Mi avrebbe aspettato alle 12:30. Perché Fife andò a casa di Alvin Benson quella sera, signora? No, non andò la sera. Andò da lui nelle prime ore del pomeriggio, in ufficio. No, no, no. Andò la sera a casa di Alvin Benson. Avrà letto i giornali, no? La Bentley ferma davanti alla casa di Benson era lì Fife. Io non lo sapevo. Mi rendo conto che tutto ciò è piuttosto spiacevole per lei, signora. Io so soltanto che Leandro è tornato a New York solo l'indomani mattina e che aveva passato tutta la sera a Long Island a casa con sua moglie. No, no, signora. Leandro Fife quel giovedì era a New York. Ha ammesso di essere andato a casa di Alvin Benson la sera. Ha soltanto detto di non essere entrato, forse perché ha visto qualcosa che lo ha sorpreso. Leandro era lì quella notte. Certo. E perché non me l'ha detto? In nome del cielo, Vance. Come hai fatto a indovinare che i gioielli appartenevano alla signora Paola Bunny? Seguendo lo stesso metodo, John. Fife aveva dato una garanzia a Benson, ma Fife non aveva denaro, quindi qualcuno doveva avergli prestato la garanzia. Chi avrebbe potuto farlo se non una donna innamorata, cieca a tutti i suoi difetti? Quando Heath ha scoperto l'esistenza di Paola Bunning, arrivarci è stato un gioco. Ma a cosa serve tutto questo? Abbiamo una confessione in mano, un colpevole sicuro. Benedetta semplicità, John. E poi, come avrebbe potuto un tipo come Fife procurarsi un'arma militare senza dare nell'occhio? Ah, ti sembra molto difficile? Quanti militari sono implicati in questa storia, John? Molti. Ecco, troppi per i miei gusti. E tutti legati l'uno all'altro dallo stesso ambiente, piccolo in fondo per una città come New York. Tutti soci dello stesso club e tutti esperti tiratori. Ma quante colte 45 credi che ci siano nell'armeria del country club, John? Cosa vuoi fare di preciso, Vance, me lo dici? Vorrei chiederti di farmi interrogare il capitano Leacock. Credo che sarà un'esperienza interessante, non soltanto per me. Non ha nessuna importanza perché l'ho ucciso. Vorrei però che la signorina Claire fosse tenuta fuori da questa storia. Ma certo, le prometto che non farò più il suo nome, ma sui motivi che l'hanno spinta a uccidere bisogna andare più a fondo. Va bene, ammetto. Mi riferivo alla mia fidanzata. Scusi, capitano, come ha saputo quel giovedì sera che la signorina Claire era andata a cena con Alvin Benson? Perché li ho seguiti fino al ristorante Marseille. Ah, ecco, e poi è tornato a casa sua. Esatto. E che cosa l'ha indotta più tardi a uscire di nuovo per raggiungere la casa di Alvin Benson? La gelosia. Lei scrive qui: entrai in casa di Alvin Benson dalla porta principale. Trovò la porta aperta o suonò il campanello? Ma che importanza può avere? Ho suonato ma nessuno ha risposto. Quasi contemporaneamente ho visto arrivare Alvin Benson in taxi. Scusi, non ha notato una macchina ferma davanti alla casa di Alvin Benson? Mi pare di sì, mi pare che fosse una macchina chiara, una Bentley. E ha riconosciuto la persona che era al posto di guida? Mi sembra che fosse Fife. Ah, quindi lei ha visto Fife e Benson contemporaneamente? No,
Ho visto Fife più tardi, quando sono uscito dalla casa di Alvin Benson. Ah, ecco. Bene, facciamo un passo indietro. Lei ha detto che Alvin Benson arrivò in taxi. E lei? Mi avvicinai e gli dissi che volevo parlargli. Entrammo in casa, ci accomodammo in soggiorno. Lui si sedette e io rimasi in piedi. Dissi quello che dovevo dirgli, poi estrassi la pistola e sparai. E come spiega il fatto che Alvin leggeva mentre lei parlava? Ma, non so, per mostrarsi indifferente. Rifletta bene, entraste subito in soggiorno? Sì. Ma come spiega allora che il cadavere di Alvin fu trovato in giacca da camera e pantofole? Ma no, scusi, adesso che mi ricordo, quando entrammo mi pregò di aspettarlo qualche minuto in soggiorno. Ero troppo agitato per ricordare ogni dettaglio. Certo, certo, è comprensibile. E quando Alvin ritornò in soggiorno e si sedette vicino alla lampada che lo illuminava bene in viso, lei non notò qualcosa di particolare, diciamo, a proposito dei suoi capelli? I capelli? Sì. No, mi pare di no. E una scatola, un piccolo scrigno turchino pieno di gioielli sul tavolo? No, non ho visto niente. E quando uscì dalla casa di Benson dopo averlo ucciso, spense le luci, vero? Penso che l'abbia fatto perché Leandro Fife, arrivando più tardi, notò che le finestre erano spente. Beh, certo, devo aver spento la luce. Dove si trova esattamente l'interruttore della luce? Ma non me lo ricordo. È impossibile, rifletta bene. Accanto alla porta che dà in anticamera. A destra o a sinistra rispetto all'ingresso? A destra. Entrando o uscendo? Uscendo. Entrando. Bene, allora diciamo dalla parte del divano. Esatto. Bene, veniamo alla rivoltella. Perché la portò in casa della sua fidanzata? Questa è una vigliaccheria di cui non so darmi pace. Avevo paura che la trovassero nel mio appartamento e così l'ho portato nel suo. È per questo che più tardi, quando la signorina Muriel fu sospettata, lei andò a riprendere la sua rivoltella e la gettò nel fiume, esatto? Esatto. Già, perché una Colt 45 con una sola pallottola mancante avrebbe costituito un indizio grave nei confronti della sua fidanzata. Certo, è per questo che l'ho buttata nel fiume. È strano, capitano. John, qui bisogna risolvere un piccolo particolare. Evidentemente esistono due rivoltelle. Sì, capitano, perché la polizia ha rastrellato la zona del fiume dove lei è stato visto gettare l'arma. È stata ritrovata effettivamente una Colt 45, ma con il caricatore intatto, non manca neanche una pallottola. Non ci sono due rivoltelle. La rivoltella trovata è la mia. Sono stato io stesso a rimettere la pallottola. Ma allora tutto è chiaro, capitano. Di menzogne ne hai dette tante anche tu, però. L'interruttore e la pistola ripescata. Ah, certo, certo, ho mentito molto meglio di lui. Non ha un briciolo di fantasia, poveretto, è un militare. Il suo massimo sforzo immaginativo sarà stato quello di vedersi davanti al plotone di esecuzione con la sua nobile confessione appuntata sul petto. Evans, sono sull'orlo dell'esaurimento. Credevo fosse tutto finito ormai. Non te ne prendere, John. Nobile capitano Leacock se l'è cavata, d'accordo. Ma puoi arrestarne altri. C'è Fife, da Plazzo, Strand. Perché una alla volta non li arresti tutti e li fai confessare? Pensa, Heath impazzirebbe di gioia. E va bene, Leacock è innocente, d'accordo. Allora torniamo fatalmente alla Muriel. Credi si deciderà a parlare? Oh, parlerà, parlerà. Se le sorridi, John, parlerà. Signorina Muriel, il procuratore Markham può testimoniare che io ho sempre sostenuto l'innocenza del suo fidanzato. C'è qualche motivo speciale perché dovrei crederle, signor Vance? Certo, sto cercando di convincerlo a restituirglielo libero. Lei può aiutarmi. Ah, davvero? E in che modo, secondo lei? Cercando di spiegare al qui presente procuratore distrettuale dello Stato di New York alcuni punti che gli sono ancora oscuri sul comportamento del capitano Leacock. Il capitano Leacock è innocente. Sono lieto che lei la pensi come me, non ne dubitavo del resto. Ma sembra che l'opinione di due persone di buon senso come noi non sia sufficiente per la polizia di questa città. Ma se Leacock fosse veramente l'assassino di Alvin Benson, non avrebbe mai accettato il mio consiglio di nascondere l'arma in casa mia. Mi sembra ovvio. Mi sembra invece un buon motivo per farlo e per sviare i sospetti. Ma Leacock mi ama. Certo. Aveva paura che Benson l'avessi ucciso io. Ma non capisce. C'erano troppi elementi che mi accusavano. I guanti, la borsetta, l'ora del delitto, il movente. Quale movente?
Alvin Benson aveva giocato in borsa i miei titoli e aveva perso quasi tutto. Sì, ma sono cose che succedono tutti i giorni, questa signorina. Può capitare a chiunque. No, se è fatto in modo poco pulito. Ma per quale ragione? Non riesco a vedere il motivo. Scusa. Non la immagina? John, la signorina Muriel sta cercando di farti capire che facendole perdere tutto il suo denaro in borsa, Alvin Benson volesse poi costringerla a chiedergli aiuto. Ecco, un ricatto. Appunto. Sì, ma non c'è bisogno che tu mi spieghi. Posso arrivarci benissimo anche da solo, sai. Accettai di cenare con lui al ristorante Marcel per difendere i miei interessi. Dopo cena in taxi non si comportò da gentiluomo, tanto che disse all'autista di fermare e lo piantai in asso. È un bruto, non si smentiva mai. Solo quando fui sola in mezzo alla strada mi accorsi di aver dimenticato stupidamente guanti e borsette in macchina. E me ne tornai a casa a piedi. E perché a piedi? Non avevo denaro, l'avevo lasciato nella borsa, sul taxi. Ma certo, così ora sai anche perché la signorina rientrò a casa sua a l'una di notte. Ma non perché andò a casa di Alvin Benson nel pomeriggio. Avevo già accettato l'invito per la cena. Per la cena, signorina, non per il pomeriggio. Subito dopo aver accettato, mi pentii. E lo raggiunsi a casa per dirgli che avevo cambiato idea. E non sarebbe bastata una semplice telefonata, signorina Claire? Certamente. Ma non sempre sul momento si pensa alla soluzione più logica. Mi sembra logico. Pensai che se fossi andata di persona quel pomeriggio avrei forse evitato quell'odioso invito per la cena. E invece non riuscì a niente. No. Muriel, lei mi sembra una ragazza molto concreta e attenta. Quel pomeriggio in casa di Benson non notò un piccolo scrigno blu sul tavolo? Uno scrigno? Sì. No. Sicuramente no. Peccato, era pieno di gioielli. Quei gioielli sono una traccia importante per arrivare alla verità. Il colonnello Strander mi ha detto di averla vista giovedì sera a cena al Marseille con Alvin Benson. Oh, sì, che vergogna. Ostrander sapeva che quel tipo fosse Alvin Benson, mi aveva messo in guardia proprio lui. Ma non erano amici i due? Sì, lo erano, fino a qualche tempo prima. Ma chissà perché il colonnello Strander ha cambiato così subitaneamente idea sul suo compagno di bagordi. Ostrander ha perso anche lui molto denaro in un'operazione di borsa, molto più di me. Ah, anche lui? Ed era convinto che Alvin Benson ne avesse ricavato da questa operazione un grosso profitto per sé. Muriel, una curiosità. Alvin Benson era convinto quella sera che voi vi sareste lasciati a mezzanotte precisa. Non le sembra un po' strano per una serata galante fissare, diciamo così, un termine? Sto per debuttare nella Traviata. Non posso fare tardi per nessun motivo. A mezzanotte, come sempre, sarei tornata a casa. È una regola che mi sono imposta. Saggia, lodevole, autodisciplina. I suoi amici sono al corrente di queste sue abitudini di Cenerentola? Certamente. Complimenti, Maggiore. Lei è un vero campione. Ah, grazie. Eppure non sono nemmeno in forma. Ma cosa dici, Anthony? Hai ancora un polso da olimpionico. Ah, caro John, da quando è morto mio fratello Alvin non sono più io. Ho saputo della confessione del capitano Leacock. Scusami se mi intrometto, John, ma secondo me è falsa. Falsa? Come fai a dirlo? Conosco John da troppo tempo e penso di poter dare un giudizio molto preciso su di lui. Non è un assassino. Sta mentendo soltanto per aiutare Muriel Clare. Sono molti a mentire in questa vicenda. Per fortuna, John, c'è anche qualcuno che ti dà una mano, il maggiore, per esempio. Senza di lui non avremmo mai saputo niente della famosa garanzia. Quale garanzia, scusi? Ah, non lo sa? Suo fratello non si fidava di Leandro Fife e pretese, oltre l'assegno, anche una garanzia, una scatola di gioielli. Gioielli? Ma nella cassaforte c'era soltanto la busta. Ma invece c'erano anche i gioielli e chi ha ucciso suo fratello maggiore ha sottratto quella scatola. Allora anche lei non crede alla colpevolezza di Leacock? Perché me lo chiede? Perché se Leacock avesse ucciso mio fratello, nella confessione avrebbe parlato anche della scatola dei gioielli, che ora sarebbe in mano vostra. È un'osservazione molto acuta, non ci avevo pensato. Tu pensi, Anthony, che Fife invece sarebbe capace di uccidere? In guerra sarebbe stato un pessimo soldato, però è un ottimo tiratore. Ma no, a pensarci bene direi di no. O almeno, bisognerebbe che fosse stato provocato in modo violento. E io non saprei proprio dirvi che cosa possa provocare in modo violento un tipo come Leandro Fife. Sembra un uomo abbastanza superficiale, diventano pericolosi i superficiali quando sono innamorati. Quindi secondo lei il movente potrebbe essere l'amore. Anche per Lico che il movente potrebbe essere l'amore, vero? Ah, queste passioni. Pensi che purtroppo anche per Alvin la causa della sua morte potrebbe essere stata la passione per le donne. Queste passioni. Per oggi ho finito. Io sto letteralmente impazzendo, Anthony, per la soluzione di questo caso. Ogni giorno diventa sempre più complicato. Caro John, io mi sono rivolto a te perché so che ne verrai a capo. Vance, non viene a colazione con noi? No, ho un impegno, John. Ci vediamo nel tuo ufficio più tardi. Bene. Adesso devo interrompere. Ciao, stasera.
Buongiorno, signorina Julie. Buongiorno. Speravo proprio che nell'intervallo lei non lasciasse l'ufficio. Posso farle compagnia? Certo, sono piuttosto sorpresa però. Anch'io, per la verità, di solito non faccio queste cose. Quali? Comprare dei sandwich? Anche. Cosa ha preso? Ho cercato di intuire i suoi gusti, compatibilmente con la disponibilità del drugstore che è qui all'angolo. Oh, sì, ma non si faccia scrupoli, signora. Vans, Phil Vans. Dovrebbe cambiarlo, non è mica un bel nome. Perché, scusi? Suona troppo bene, sembra finto. Non sei mica offeso? No, per carità, si immagini. Per me sincerità e franchezza sono tutto nella vita, per questo le parlo così. Bisogna tendere la mano verso il prossimo e stringergliela forte, senza paura. Vuole anche un bicchiere di latte? Ma come ha fatto a dominare che adoro il latte con i sandwich? Intuizione, lei è una ragazza acqua e sapone, Julie. Non può che bere latte e credere nel presidente Roosevelt. Vediamo che lavoro fa. Beh, mi occupo di quadri, se così si può dire. Li fa? No. Allora li vende? Neppure. Li compro, semmai. Ma il più delle volte li ammiro soltanto. Allora è ricco. Anch'io un giorno voglio essere ricca. Voglio possedere una villa con un maggiordomo, fare un viaggio in Europa ed essere la titolare di una ditta come questa. E fare la fine di Alvin Benson, poi? Il nostro è un grande paese, signor Vance. Permette di far strada ed arricchire a qualunque cittadino di buona volontà. È scritto nella Costituzione. Appunto, senza bisogno di bassezza o di imbrogli, anzi io credo, ecco, io questo lo credo fermamente. Qualora lo tenga ben stretto, Julie, non se lo lasci scappare, sennò poi si ritrova sola. Come tutti quei cagnolini al Central Park, sa, lei non ha idea di quante ne ritrovi ogni giorno la polizia che hanno smarrito il padrone. La polizia fa sempre il suo dovere. Troverà anche l'assassino del signor Benson. Io ho assoluta fiducia nella polizia. Cioè, in questo caso, nel sergente Heath? Eh sì, io temo proprio che il sergente Heath abbia bisogno di aiuto. Se tutti i cittadini di questo grande paese, Julie, collaborassero, il compito della polizia sarebbe facilitato. Lei ha sacrosantemente ragione, signor Bassi. Che cosa sta facendo adesso? Telefono al sergente Heath, gli dico che può contare su di me. Ma no, cara, ma è molto meglio aiutarlo senza farglielo sapere. Noi due insieme, d'accordo? D'accordo. Ero lì a mezzanotte davanti alla casa di Alvin Benson. E solo poche ore prima avevo litigato violentemente con lui nel suo ufficio. Il fratello e la segretaria sicuramente avevano sentito. Io speravo almeno che non avessero parlato dei gioielli. Invece lo hanno fatto. E così sono risaliti a me. Ma io non volevo. Ti giuro, io volevo tenerti fuori da questa storia. Non voglio essere coinvolto in questa sporca faccenda di menzogna, segni falsi, debiti. Paola, ti prego, non parlare così. Metterò tutto a posto, chiarirò tutto. E tu riavrai i tuoi gioielli. Ti amo, lo sai. Anch'io ti amo. Ma vorrei che fra noi tutto fosse pulito. Sono stanca di nascondermi, di mentire. Forse la morte di Benson può aiutarci a chiarire tutto. Non ho nessuna intenzione di perderti. Non sono un modello di virtù, ma so di preciso quello che voglio. Voglio te. Fino a quando potremo andare avanti così? Francamente non lo so. Cerca di starmi vicino e vedrai. Ho un piano. E tu, parola di Leandro Fife, riavrai i tuoi gioielli. Ah, ma io so perfettamente chi ha ucciso quel tristo figuro di Alvin Benson. Davvero? Mm-hmm. E quando è che hai avuto questa folgorazione? Ah, 5 minuti dopo essere entrato in casa sua quella mattina. Sì, ma non avere fretta. Ora ti prendo per mano e ti conduco gradatamente fuori dalle tenebre in cui sei. Carrie, 48esima strada, numero 87. Grazie. Vorrei fare una chiacchieratina con la Plaza, se non ti dispiace. E poi ti sussurrerò in un orecchio tutti i miei segreti. Senza questo grazioso ornamento, il signor Alvin non riceveva mai nessuno. No, mai. Rifletta bene, proprio mai nessuno senza il parrucchino in testa. Una volta l'ho visto togliersi la parrucca e mostrarla al colonnello Strander, ma era un suo vecchio amico. Quando era qui solo e in pantofole, le tende delle finestre che danno sulla strada dovevano sempre essere tirate. Non voleva che qualcuno potesse guardare dentro. È sicura di non aver sentito il campanello suonare quella notte? Sicurissima. Signora Plaz, se qualcuno da fuori, vedendo qui dentro la luce accesa, avesse bussato ai vetri della finestra, lei crede che il signor Alvin Benson avrebbe fatto entrare uno sconosciuto senza il parrucchino in testa? No, no, no. E poi non avrebbe aperto uno sconosciuto. È sicura che nessuno avesse una chiave supplementare? Nessuno aveva le chiavi, eccetto io e il signor Alvin. Dove ripose i gioielli, signor Alvin, prima di uscire per andare fuori a cena? In nessun posto. Li lasciò dove erano, lì su quel tavolo. Ah, qui su questo tavolo? Sì, lì. Com'era il suo nome da ragazza, signora Platz? Il mio nome di ragazza è Platz. Oggi ho visto sua figlia. È una simpatica ragazza, sai, John? Mia figlia? Ma sì, Julie Gray.
Abbiamo parlato dell'America. È una ragazza piena di grandi ideali. Ma quella ragazza non è mia figlia. Vedi, John, quando io insinuai che la signora Plaza doveva avere un motivo personale per non far sapere della signora o della signorina che era stata qui quel giovedì pomeriggio a prendere il tè con Alvin Benson, la signora pensò che io alludessi a sua figlia, cioè a Julie Gray. Invece io pensavo a Muriel. Ma sì, per un attimo avevo pensato che Muriel fosse sua figlia. Non ha niente da temere per Julie, signora Plaza. È una bravissima ragazza. Grazie di queste parole. Piuttosto ci spieghi la differenza di nome, signora. Gray è il nome di mio marito. Rimasi vedova quando la bambina aveva 2 anni. Sì, ma perché nasconderlo, scusi? Una ragazza carina, buona. Mi è costato fatica farla studiare, ma fare carriera con una madre cuoca e cameriera. L'unico a sapere che Julie fosse mia figlia era proprio il signor Alvin. L'avevo pregato io di assumerla appena finiti gli studi in collegio. Ma andiamo, signora Platz. L'America ormai ha superato da un pezzo questi pregiudizi borghesi. Il nostro amato presidente non ha forse venduto giornali da ragazzo. È un modo nuovo per dire s'accomodi, grazie, molto gentile. Io veramente non l'aspettavo. Non ho dubbi in proposito. Ma cosa fa lì in palata? È che stavo uscendo. Mi aspettano in teatro per la prova. Mi sembra di averglielo già detto che fra qualche giorno debutto nella Traviata. Ah già, dimenticavo, Violetta Valerie. La stupisce, signor Vance? Non le sembra possibile che una ragazza come me possa aspirare a tanto? Ma sì, certo. Sì, cosa? Ma lei, quando si accetta come esile Mimì la Tetrazzini, che rasenta la tonnellata, si può ben ammirare una fresca bellezza come la sua nel ruolo di Violetta. Signor Vance, veramente... Certo che non sarà piacevole vederla spegnersi di tisi in quel, come dice il librettista, in quel popoloso deserto cappellano Parigi. Però sarà plausibile una volta tanto finalmente il perché delle folli sciocchezze di Alfredo Germont. Lei finge di ignorare che nella mia professione si giudica innanzitutto la voce. In una cantante la bellezza non serve molto. Ma aiuta, eh? Lei ha un modo incantevole di gettare fiori, signor Vance, come fossero mattoni. Signorina Muriel, un istinto mi dice che se mi ascolta non se ne pentirà. Un mio innato buonsenso mi dice di portare i suoi istinti fuori di qui. Io sono suo amico, sono venuto qui per aiutarla. Nobili sensi, in vero. E questo non lo dice Violetta, questo lo dice papà Germont, atto secondo, scena, non mi ricordo. Rivendica la sua battuta, non voglio farle torto. Lei ha tutta l'aria di essere un tipo che si infila i pantaloni prima di rispondere al telefono, come papà Germont. Toccato, me lo merito. Infatti, come papà Germont, sono venuto a chiederle un sacrificio. Un sacrificio, io chieggo. Per il suo Alfredo, il capitano Leacock. Cosa c'entra adesso il capitano Leacock? Come siete impetuosi tutti e due. È molto innamorato, il suo bel capitano, molto innamorato. La gente innamorata la deprime. Ma in genere sì, ma non si preoccupi. Non sono venuto a chiederle come papà Germont di rinunciare a lui. Anzi. Allora cosa vuole da me? Signorina Muriel, non stia lì in piedi con quella cosa in mano. La posi da qualche parte per un momento almeno, si sieda e mi ascolti. Vance, come hai fatto a scoprire che la Gray è figlia della Plaza? Osservando le caratteristiche somatiche dell'altra. Osservando cosa? Le caratteristiche somatiche, John. Ah, già. Mi ero accorto che cercavi di scrutare da vicino la ragazza. Bravo, io non sono un frenologo vero e proprio, ma credo nelle variazioni craniche in rapporto alla razza, all'ereditarietà. In questo senso sono rimasto un darwiniano. Ma se aveva il capello la Gray? L'ho rivista senza. E il nome è diverso? Come hai fatto a collegare? Ho tirato a indovinare, un'idea medianica, chiamala come vuoi. Ma le osservazioni serie da fare sono altre, John. La persona che entrò in casa di Alvin Benson giovedì notte doveva essere un suo amico intimo. Un amico di fronte al quale un uomo vanesio come Alvin Benson potesse mostrarsi senza parrucchino, in giacca da camera e in pantofole. Ecco perché esclusi subito che ad uccidere potesse essere stata una donna. Certo, adesso ne sono convinto anch'io, ma anche restringendo il campo agli amici intimi di Benson dovrei arrestare almeno 3 o 4 persone. Non ce ne sarà bisogno, John, tranquillizzati. Abbiamo altri indizi preziosi.
L'assassino, per esempio, doveva conoscere bene le abitudini domestiche di Benson. Sapeva, per esempio, che la Platz dormiva al piano di sopra con la porta chiusa e che non avrebbe sentito lo sparo. Un'osservazione rilevante, bravo. Grazie. E poi? I gioielli, John, i gioielli. Erano sul tavolo quando Benson tornò a casa quella notte e la mattina dopo erano spariti. Sembra perciò che l'assassino se li sia portati via. Ora scottano, vorrà liberarsene. Questa sarà una traccia che ci condurrà dritti a lui. Vado a un concerto stasera alla Filarmonica, John. Perché non vieni anche tu? Sonata in do minore di Frank. Grazie, grazie, Walter, per la testa. Io. Ci vediamo domani. A proposito, domani dovrebbe scadere il tuo ultimatum. Avevi chiesto 48 ore per darmi l'assassino con relative prove o te ne sei dimenticato. Uh-huh. Ah, John, senti. Quanto è alta, secondo te, la signora Platz? Come è stato il concerto? Concerto? Ah, ho cambiato idea, non sono più uscito di casa ieri sera. Senti, tu devi spiegarmi il significato delle tue ultime parole di ieri sera. Non sono riuscito a chiudere occhio stanotte. Sulla statura della Platz? Potrebbe essere stata anche lei a uccidere Alvin Benson. Ma come, tu hai sempre sostenuto che non poteva essere una donna l'assassina. La tua arte dell'indagine psicologica lo escludeva, mi Ma pare. Tu chiami la Platz una donna, John? È alta 1,75 m senza tacchi, quindi l'altezza corrisponde perfettamente. E le tue considerazioni sul parrucchino, allora? Valgono per tutti, eccetto che per la Platz. E la Platz è l'unica donna di fronte alla quale Alvin Benson poteva mostrarsi, diciamo, al naturale, cioè senza macchiaggio. E quale sarebbe il movente, secondo te, la figlia? Movente superato, ma romantico. Alvin sa che Julie Gray è la figlia della sua governante, ma continua a farle la corte sotto gli occhi della madre. Questa gli chiede di smettere il suo sporco gioco. Ma Alvin la irride, allora la signora Platz spara. E con quale arma? Ma forse Alvin possedeva una Colt 45. Nessuno di noi si è preoccupato di verificare questo piccolo particolare. E allora avresti sbagliato anche tu con la tua infallibile arte, sostenendo l'impossibilità che una donna potesse... Ma infatti non è stata una donna a uccidere Alvin Benson, sai? Ma come? Tutto quello che hai detto fino adesso contro la Platz, allora? È una piccola dimostrazione degli errori che si possono commettere in un processo indiziario, John. E anche per prepararti alla rivelazione della verità. Io non ho la minima prova, né materiale né indiziaria, contro l'assassino, ma credo di sapere esattamente chi è. Non fare quella faccia, John. Le 48 ore sono passate, lo so. Abbi pazienza. Stasera avrai il tuo assassino. Ora andiamo a colazione allo Stuyvesant. Ho invitato anche quel chiacchierone di Ostrander, non te l'avevo detto? No. Appassionato di canzonette, colonnello? Ma veramente delle canzonettiste. Recisiamo. È un vecchio viver. Mi stava dicendo stamani al telefono che l'altra notte, quando fu ucciso Benson, dopo aver cenato al Marseille, se ne andò a teatro verso mezzanotte. Esatto, al Piccadilly. Sì, lo spettacolo non era un granché, ma sul finale del balletto c'era un paio di... Beh, lasciamo andare, eh? E lei non si è mai mosso durante tutto lo spettacolo? No, ero lì, inchiodato, non mi sono perso un secondo. Ero in compagnia di un amico, che certamente lei conoscerà, l'assessore Moriarty. Sì, ce ne siamo andati via verso le 2. Tutti e quattro. Tutti e quattro? Non capisco. Noi due? Più due? Di quelle scatenate ballerinette? Senta, colonnello, lei era molto amico di Alvin Benson? Da lunga data, ma non avevamo più nulla in comune. Solo la passione per il gentil sesso. Quella sì. Negli affari Alvin era pericoloso come un coccodrillo, corriaceo come un ippopotamo, si litigava sempre, specie in questi ultimi tempi. Ve l'avrò detto, Muriel, che io avevo capito che mi imbrogliava da anni, il suo più vecchio amico. Sarò sincero con lei, signor Markham, nessuno ha veramente pianto per la morte di Alvin. Neanche tu, Bisbee. Ci penso da due giorni. Oggi finalmente ho trovato il coraggio di venirglielo a dire. L'ascolto? Leacock è veramente andato a casa di suo fratello quella sera. Ma non è entrato, mi creda. Ah, non ho nessuna difficoltà a crederle, ma non capisco come questo possa aiutarla e soprattutto aiutare il capitano Leacock. Lei dovrebbe dire che si trovava da quelle parti quella sera proprio per far visita ad Alvin. Io? Sì,
Lei. E di aver visto il capitano in uno stato tale di agitazione che ha cercato di calmarlo, riportandolo a casa sua. Tutto qui. Non posso mentire alla polizia, mia cara. E per varie ragioni... Se vuole, può. Ma non saprei davvero come spiegare il fatto di non aver dato prima questa versione. E poi... Vuol dire di aver mentito per paura di essere compromesso anche lei? Io? Ma c'è una cosa molto più importante che me lo impedisce, mia cara. Io quella sera sono rientrato verso le 23 e il portiere di notte ha già dato questa versione alla polizia. Mi dispiace. Allora neanche lei può fare niente. Non posso davvero aiutarla a fabbricare questo falso alibi per Lincoln, mi creda. Ma è già una prova di grande benevolenza e di amicizia verso di lei, il fatto di averle permesso di espormi questa sua imbarazzante proposta. Lei converrà, signorina, che non era molto onorevole per un militare. Oh, mi scusi, io non so più cosa fare. Ma... Sono distrutta, mi credo distrutta. Ma la prego, si calmi. Le prometto che parlerò con il mio amico Markham, perorerò la causa del nostro Lincoln, ma nel modo giusto. Senza mentire, senza inventare dei falsi alibi che poi possono venire smascherati nel giro di pochi minuti. Non ce n'è bisogno, mi creda. Ma lei si sente male? Mi dia un sorso d'acqua, per favore. Certo. Confermo di essere stato raggiunto dal colonnello Strander nel mio palco al Teatro Piccadilly. A mezzanotte meno qualche minuto di giovedì scorso. È rimasto sempre con lui, signor Moriarty? Certo, sergente. Fino a che ora? Fino alle 2 del mattino. Lasciamo il teatro in compagnia di 2 signore. Insomma, non vi siete mai persi di vista durante tutto lo spettacolo? Mai. Salvo durante l'intervallo tra il secondo e il terzo atto. Che ore erano? Sarà stata 12:30. Durante l'intervallo, 12 minuti circa, io andai al bar e Ostrander a far visita ad un'attrice nel suo camerino. Quando tornò nel palco mi disse che non era riuscito a vederla. C'era tanta gente, non lasciavano entrare nessuno in palcoscenico. Nemmeno un vecchio avvoltoio come Ostrander, che al Piccadilly è di casa. Residence California, mi passa il maggiore Benson, per favore. Qui Benson. Sono Julie Maggiore. Ah, è lei Julie, mi dica. Avrei bisogno di vederla, Maggiore. Qualcosa che non va? Ci sono alcuni dati sul libro della contabilità che non riesco a capire. Non potrebbe venire un momento a darmi una mano? Ah, proprio adesso? Non posso andare avanti con il rendiconto mensile se lei non mi aiuta. Se non c'è alternativa, mi dia il tempo di uscire, sarò in ufficio fra poco. Allora sembra che anche Ostrander abbia un alibi poco attendibile per la sera del delitto. Sbagli, Ostrander ha un alibi di ferro. L'assessore Moriarty l'ha confermato punto per punto e su Moriarty io posso mettere la mano sul fuoco. Ti credo, John, ma ti scotteresti su quei 10-12 minuti dell'intervallo durante i quali Ostrander è andato in camerino a trovare quell'attricetta che poi non c'era e che perciò non può testimoniare. Andiamo, va, se 10-12 minuti. Ma il Piccadilly dista 200 metri dalla casa di Alvin Benson. In quei 10-12 minuti Ostrander potrebbe essere andato a trovare il suo vecchio amico, potrebbe averlo ucciso, potrebbe aver preso i gioielli, potrebbe essere tornato tranquillamente a teatro. A Ostrander Benson avrebbe aperto anche senza i parrucchini. Ecco perché ti interessavi tanto a lui, eh? Attento, John. Le mie accuse contro Ostrander potrebbero essere un'altra delle mie piccole dimostrazioni sull'attendibilità o meno degli indizi. Infatti non è finito. Vorrei controllare anche l'alibi del maggiore Benson. Pronto? Non dimenticare che il maggiore Benson è fratello di Alvin e che è stato proprio lui a promuovere la mia inchiesta. Sì, ma i due fratelli non si amavano molto. Dai, ma da questo a uccidere ce ne corre, Benson. E per lei, una signorina. Pronto? Sì? Grazie. Piuttosto sibillina come telefonata, eh? Parla poco, ma quando parla dice cose molto interessanti. Andiamo, John. Dove? Passiamo a prendere il tuo fedele Heath e poi a parlare con l'alibi del maggiore Benson. Carrie? Come ti chiami, ragazzo? Dustin Hoffman, signore.
Sei molto giovane per fare il portiere di un residence, di notte per giunta. Dicono che sia bravo, signore, e che farò strada. Allora, credo. Vance, cerchiamo di fare presto, il maggiore può tornare da un momento all'altro. Non ti ricordi a che ora rientrò a casa il maggiore Benson la notte in cui fu ucciso suo fratello Alvin? Sì, signore, verso le 11, dopo il cinema. E ti disse qualcosa? Sì, mi disse che il film Rocco con la Dietrich era bello ma pesante e che gli aveva fatto venire il mal di testa. Avete parlato qui in questa stanza? No, signore, in ascensore, come al solito, mentre lo accompagnavo qui nel suo appartamento. E a che ora uscì di nuovo? Il maggiore non è uscito più, signore. Come fai a saperlo? Lo avrei visto, signore. È confortevole questo appartamento, eh? Non sai per caso se c'è un'altra uscita oltre a quella lì principale? No, signore, non esiste. Così tu hai accompagnato in questa stanza il maggiore Benson e da quel momento non l'hai più rivisto. No, signore. Cioè, sì, signore, quando gli portai una bottiglia di birra. A che ora? Non saprei. Ah, sì, signore, a mezzanotte e mezzo. Come fai a ricordarlo con tanta precisione? Quando gli portai la birra, il maggiore era già a letto. Mi pregò di mettere la bottiglia nel frigorifero e mi chiese che ora facesse l'orologio a muro, perché il suo si era fermato e voleva rimetterlo. E quell'orologio, signore, segnava mezzanotte e mezzo. E non ti disse altro? No, signore, solamente che era stanco e voleva riposare. Disse buonanotte e spense la luce in camera sua. E da quel momento non è più uscito. Ripeto che l'avrei veduto, signore. Ma scusa, avrebbe potuto uscire scendendo le scale mentre tu accompagnavi in ascensore un altro cliente, per esempio. Questo sì, ma dopo avergli portato la birra non sono più salito con l'ascensore fino alle 2:30 circa, signore, quando accompagnai di sopra il colonnello Montgomery. Va bene, grazie ragazzo. Senti, non parlare a nessuno di questo nostro colloquio, eh? No, signore. Mi scusino, i signori restano qui? Se non ti dispiace. A me no, signore. Allora, Vance, sei soddisfatto? Il maggiore ha un alibi di ferro. O hai ancora qualche dubbio? Non ho nessun dubbio, John. Nessuno. 8.753,75. Ma qui le cifre quadrano perfettamente, signorina Gray. Già. Vediamo le uscite. Che cos'ha? Niente, un po' di mal di testa. Ha lavorato tutto il giorno, sarà stanca. Vuole che smettiamo? No, no, posso continuare. A lei, la colonna delle uscite, quanto risulta? 8.752. 53? Oh, sì, mi scusi, ma le cifre mi ballano davanti agli occhi. Gliel'avevo detto che era stanca. Su, vada a casa, per oggi basta. Ma io non sono stanca. E allora sono stanco io. Ci vedremo domani. John, ora ti dimostrerò come il maggiore Benson potrebbe essere uscito di qui senza farsi notare dal portiere di notte. Quando il ragazzo entra portando la bottiglia di birra, il maggiore è in camera sua, a letto, vestito, con la porta aperta e la luce accesa. Dice al ragazzo di guardare l'ora all'orologio a muro, opportunamente messo avanti di mezz'ora, perché poi il ragazzo possa ricordarselo, e di mettere la bottiglia di birra nel frigo. Dice anche che non vuole essere disturbato per nessuna ragione. Mentre il ragazzo si attarda in queste operazioni, il maggiore, non visto, apre la porta e scende per le scale. Quando il ragazzo esce, vede la porta della camera del maggiore aperta, ma la luce spenta, pensa che il maggiore si sia addormentato ed esce, pronto a testimoniare che da quel momento il maggiore Benson non ha più lasciato il suo appartamento. Molto sottile il tuo ragionamento. Ma come avrebbe fatto poi il maggiore a rientrare senza essere visto? Il ragazzo afferma di non aver mai lasciato la portineria da allora. No, tranne una volta, sergente, alle 2:30, quando ha riaccompagnato in camera, in ascensore, un altro cliente, il colonnello Montgomery. Il maggiore Benson potrebbe aver approfittato di quell'occasione per rientrare nel residence salendo le scale a piedi. Bene, potrebbe effettivamente aver agito così. Ma perché poi? Per quale ragione uscire in quel modo? Per andare a uccidere suo fratello, John. No, andiamo, Vance, non scherziamo. E le prove? I libri contabili della Benson e Benson sono una lettura molto interessante, John. Mi ci sono dedicato ieri, non te l'avevo detto? No. Maggiore Benson. Prego, si accomodi, è in casa sua. Che cosa sta succedendo? Che cosa fate in casa mia? Ma è stata una mia idea. Volevo dimostrare l'ineluttabilità di una mia teoria. Di una sua teoria? E quale, di grazia? Ma che tutti gli alibi del mondo presentano sempre due facce, una vera e una falsa. Un'osservazione molto acuta, signor Vance. Forse un po' arbitraria nel caso specifico. Ma non del tutto, direi, maggiore. Ma partiamo dal presupposto puramente teorico che gli alibi di tutte le persone coinvolte nell'assassinio di suo fratello, e cioè Leacock, Fife, Ostrander, la signora Platz, la signorina Muriel, la signorina Julie Gray e anche lei stesso, maggiore, scusi, anche se fossero alibi di ferro, potrebbero tutti soffrire di una macchiolina di ruggine. In fondo gli alibi non servono a niente. E che cosa serve, secondo lei? Ma la psicologia dell'assassino, che anche in questo caso, come sempre, ha commesso un errore. E quale sarebbe questo errore? La scatola dei gioielli, ecco l'errore.
I gioielli non sono il vero movente del delitto. L'assassino li ha fatti sparire soltanto per sviare le indagini, per simulare un assassinio per furto. Però... Però cosa? Però si è reso conto in seguito che costituivano una prova schiacciante contro di lui e ha tentato di disfarsene, ma non ci è riuscito. Tanto è vero che li ha ancora con sé. Ma scusa, Vance, non potremmo rimandare questo colloquio? Il maggiore sarà stanco. Ma sì, hai ragione, John. Mi scusi, maggiore. Tanto più che se i gioielli, poniamo, li avesse presi lei, avrebbe saputo certamente trovare un nascondiglio più sicuro. No, no, la mia era soltanto una dimostrazione puramente teorica di come sia sbagliato in un'indagine poliziesca basarsi soltanto sugli indizi materiali, ecco. Vedo che lei è rimasto senza tabacco. Sembra proprio di sì. Che prenda un po' del mio, è un'ottima concia. È finito, vado a prendere. Ma no, fumerò delle sigarette, maggiore, scusi. Scusi tanto, maggiore, mi scusi. Che scherzo è questo? Qualcuno ha nascosto qui dentro i gioielli. La signorina Claire, che stamattina è venuta da me con una scusa. John, se è uno scherzo è veramente di pessimo gusto. Maggiore Benson, lei possiede una Colt 45? Certo. Ogni ufficiale che abbia fatto la guerra possiede una Colt 45. Sono stato io per primo a parlarvene. Ma già, ma si dà il caso che io abbia fatto fare un confronto dal perito balistico della polizia, il capitano Hagedorn, fra la pallottola che uccise suo fratello e una di quelle che lei è solito sparare al poligono di tiro. Ne ho prelevata una l'altro giorno, rimasta conficcata nella sagoma. Le due pallottole sono identiche, maggiore. Il colpo che ha ucciso suo fratello è stato sparato con la sua pistola. Questi sono i risultati della perizia. John, se vuoi dargli un'occhiata. Ma non è niente, è uno stiramento. Fra un paio di giorni lei sarà a posto di nuovo. Ignobile Vanesio, ti spaccherò la faccia a pugni. Come preferisce, maggiore, non vorrei apparirle pedante, ma credo che tre assalti alla spada sarebbero più nella tradizione del suo reggimento. Ma senti, quando hai fatto fare questa perizia? Leggi, John, leggi. È un foglio bianco questo. Appunto. Ora fai fare la perizia, John, e poi vedrai che i risultati saranno quelli che ho detto io. Dì un po', Vance, perché eri convinto fin dal principio che l'assassino fosse il maggiore? I fatti, John, esaminiamoli insieme. L'assassino non sparò al corpo, dove le probabilità di colpire erano maggiori, ma minori quelle di una morte immediata. No, scelse il bersaglio più difficile e uccise al primo colpo. Tecnica rischiosa che denotava una natura fredda, risoluta. Questo il carattere, non restava che trovare la persona. Conoscevo da anni i fratelli Benson. La personalità del maggiore rispecchiava perfettamente le caratteristiche del delitto. Sì, però anche altri potevano rispecchiare le stesse caratteristiche. Fife, per esempio. Sì, sì, ho pensato anche a lui. Ottimo cacciatore e giocatore di poker. Ma le dichiarazioni di Ostrander hanno dissipato tutti i dubbi, descrivendo Fife come un giocatore troppo temerario, capace di puntare somme enormi senza la minima probabilità di successo. Segno di determinazione e di coraggio. Sì, John, ma fra un giocatore temerario e un giocatore audace e freddo c'è un abisso. Il giocatore temerario è in balia del caso, della paura, della speranza, dell'irrazionale, mentre il giocatore freddo è guidato da un giudizio oculato. Se Alvin avesse accettato di aiutare il fratello, se gli avesse dato il denaro per evitargli il carcere derivante dal suo fallimento finanziario, il maggiore non avrebbe mai sparato. Era lì in piedi davanti al fratello e gli chiedeva aiuto. E questi non soltanto l'ha detto di no, ma a un certo punto si è messo a leggere ostentatamente un libro, dimostrando indifferenza e disprezzo. Soltanto a questo punto il maggiore si è visto perduto e ha sparato. Sì, però lui continua a negare, dice che non abbiamo prove, e ha ragione. Soltanto la perizia balistica della sua pistola è una traccia concreta. No, e i gioielli? Erano in casa di Alvin, li abbiamo ritrovati in casa dell'assassino. Questa è una prova materiale di quelle che piacciono tanto a Heath. A proposito, lo sai che è simpatico il tuo sergente? Cioè, non è un'aquila, ma una mente ordinata, piena di buonsenso. Di Napoleoni non ne nascono più, e poi anche se nascessero, non farebbero certo i poliziotti. Ma anche se volessero, sarebbero scartati per insufficienza fisica. Se non sbaglio, questo paese sceglie i suoi poliziotti in base al peso e alla statura. È il grande ideale americano, la quantità, in arte, in architettura, a tavola e perfino nella polizia. Benson sostiene che i gioielli sono stati messi a bella posta nella scatola del tabacco. Dice che l'ha fatto Muriel. Devo convocarla per un nuovo confronto con Benson? Non sarebbe una scena disgustosa, John. Evitala. Io credo di sapere come sono andate le cose. Quando il maggiore Benson ha capito che i gioielli potevano essere pericolosi per lui e utili invece come prova d'accusa contro qualcun altro, li ha nascosti nella cassetta di Leacock, nello spogliatoio del Country Club, pur continuando a sostenere apertamente che Leacock era innocente. Muriel li trova. In un primo tempo pensa che siano la prova della colpevolezza del fidanzato Leacock, allora li prende per farli sparire.
Poi si convince che Leacock è innocente e sospetta del maggiore, o qualcuno la convince che lui è il colpevole, e allora nasconde i gioielli in casa del maggiore. Io sono stato semplicemente fortunato a ritrovarli. E se io sapessi chi è questo qualcuno? La casa della moglie, El Vance, è costantemente sorvegliata, non lo sapevi? Quando ieri è scesa in tassi, l'agente di guardia ha preso il numero di targa, 2578. Quel tassi ieri sera si è fermato a casa tua, Vance. Altro che concerto. Sono molto lieto, per la prima volta, di complimentarmi con la polizia, John. Fortunato, dici? Tu sei stato doppiamente fortunato. Se la Gray non avesse avuto quel provvidenziale mal di testa e Benson non fosse rientrato a casa sua mentre noi eravamo là, ti mancherebbe il protagonista della tua scena madre. Strana coincidenza, eh? E che strana telefonata quella che hai ricevuto prima di trascinarmi dal maggiore, così sibillina. Cosa ti disse la Gray? Via libera? Va bene, ammetto che quelle due deliziose ragazze mi hanno aiutato. Hanno avuto fiducia in me, più di te, John. Solo le donne sono capaci di gesti simili. Sono sagge e realiste. Gli uomini invece imbrogliano sempre tutto, infilano una sciocchezza dietro l'altra. D'altra parte, John, tu avevi bisogno di prove. Non c'erano, io ho dovuto fabbricarle. Complimenti, complimenti. Comunque resto dell'idea che le tue accuse contro la Platz rimangono il tuo capolavoro. Grazie. Penso con amarezza al fatto che il maggiore Benson sarà condannato in base a prove che in realtà non esistono, sono state fabbricate da me. D'altra parte, se pretendessimo di farlo condannare in base alle mie teorie, ci metterebbero in manicomio tutti e due. Inchiniamoci perciò ai diritti della logica. Va bene, ammetto che in via eccezionale la tua teoria funziona, però non chiedermi di farne una regola, ti prego. C'è un'altra cosa che mi amareggia. Il proprietario della galleria Kessler ha venduto i due piccoli Cézanne che volevo comprare. E per me l'arresto di un assassino non vale certamente la perdita di un piccolissimo Cézanne. And she's sweet, see her coming down the street. Now ask you very confidentially, and she's sweet. And she's nice, look her over once or twice. Now ask you very confidentially.